Bene, colleghi, ben trovati. Buonasera al segretariato generale, ai cittadini in visione. Si proceda all'appello. Grazie Presidente, ha chiesto l'appello, non si è sentito benissimo, sì. Ecco Sì, confermo, segretario. Tra sì, l'altro adesso sì. vi ringrazio Grazie e buon preliminarmente per pomeriggio lo sforzo che state facendo quest'oggi. So che siete in situazioni di difficoltà dopo la sanificazione di ieri. Comunque, grazie per garantire la continuità dei lavori. Procediamo pure con l'appello. Grazie, segretario. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Sindaca Raggi, Alessandra Agnello. Roberto Allegretti, Francesco Ardu, Valeria Baglio, Annalisa Bernabei, Davide Bordoni, Guido Bugarini, Maria Agnese Catini, Svetlana Celli, Carlo Maria Chiossi, grazie Presente, segretario, buonasera a tutti. consigliere, Andrea Coglia, Orlando Corsetti, Andrea De Priamo, Roberto Di Palma, Roberto Di Palma presente, grazie. Daniele Diaco, Angelo Buongiorno Diario. segretario, chiedo scusa segretario, sono Ardu, sono presente, grazie Grazie. Angelo Diario, Simona Donati. Simona Donati presente, grazie. Grazie. Angelo Stefano Diaz Martina. presente, chiedo scusa segretario, eccomi. Sì, presente, sono presente io, Diaco Daniele, mi scusi. Quindi Diario e Diaco. Esatto, sì, esatto, grazie. Diario, Diaco e Donati, sì. Segretario, buongiorno, sono la consigliera Bernabei, volevo lasciare la mia presenza, grazie. Bernabei, grazie. Segretario Guerrini, sono presente, grazie. E consigliera, ancora non siamo arrivati, stavamo andando Ah, mi avanti. perdoni, mi sono collegata in questo momento, Niente, ci scusi, manca, scusi. niente, Grazie. niente. Stefano Fassina, Paolo Ferrara, Simona Ficcardi, Francesco Figliomeni. Buongiorno segretario, Figliomeni è presente, grazie. Cristina Grancio. Cristina Grancio presente. Grazie consigliera. Eleonora Guadagno. Eleonora Guadagno presente, grazie. Sì. Gemma Guerrini. Gemma Guerrini presente. Grazie. Donatella Iorio. Donatella Iorio presente, segretario. Grazie. Alfio Marchini. Giorgia Meloni. Lavinia Mennuni. Monica Montella. Presente, segretario, buon pomeriggio a tutti. Sì, grazie consigliera. Rachele Mussolini. Alessandro Onorato. Giuliano Pacetti. Giuliano Pacetti presente, segretario. Buon pomeriggio. Grazie per lei. Cristiana Paciocco. Marco Palumbo. Pelonzi, Carola Penna, buongiorno, Penna presente, buongiorno a tutti. Ilaria Piccolo, Maurizio Politi, Sara Seccia, Sì, ciao presente, grazie. Massimo Simonelli, Simonelli presente, buonasera a tutti.
Costanza Spampinato. Grazie segretario, buonasera a tutti, Costanza Spampinato presente. Grazie, Enrico Stefano. Eccomi, buon pomeriggio a tutti, Enrico Stefano presente, grazie. Angelo Sturni. E lui riescono bene le due con il consiglio, perché da casa. Ingegner Di Priamo che tiene la presenza. Donne, non ho compreso. No. Giulia Tempesta. Marco Terranova. Giovanni segretario Zanotto. Angelo Sturni presente, grazie. Giovanni Zannola. Teresa Maria Zotta. Segretario. Volevo dire che sono presente. Agnello, se rispettiamo un attimo chi vuole parlare, grazie, sono Alessandra Agnello, do la mia presenza in Assemblea Capitolina, grazie. Sì, grazie. Consigliera, non c'è nessun altro. Quindi... Andrea Coglia presente, grazie segretario. Allora, Coglia. Buongiorno a tutti. Chiuso l'appello a questo punto. Segretario, sono la consigliera Paciocco, sono presente. Oh, consigliera Paciocco, ho sentito bene? Sì, esatto, consigliera Paciocco, sono presente, grazie. Presidente, sono Lavinia Mennuni, segretario. Segretario? Sì, sì, consigliera, sì, stavo prendendo nota. Eh? Ah, ecco, scusi perché ho, sento un po' male. Grazie. Grazie a lei. A questo punto si chiude l'appello. Segretario Ferrara presente. Bene, colleghi, l'esito dell'appello, sono presenti 25 consiglieri, assente la sindaca e 23 consiglieri. Constatato che ai sensi dell'articolo 35,1 del regolamento il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiaro aperta la seduta in cui riprendiamo l'ordine dei lavori già iniziato martedì, riprendendo dalla mozione 317 del 2020 a prima firma della consigliera Mussolini, che attiene l'impegno al contrasto al Covid-19 con sperimentazione di lampade a LED, progetto pilota. Interviene per illustrazione la consigliera Mussolini per 5 minuti, ne ha facoltà. Prego consigliera. Sì, grazie presidente, non so se mi sentite, mi riuscite a sentire? La sentiamo consigliera, forte e chiaro. Prego. Grazie.
allora, questa mozione in realtà io l'ho presentata, saranno ormai credo 2 mesi, poi o per un motivo o per l'altro, visto che abbiamo fatto anche degli altri consigli tematici, non c'è stato modo di discuterla, quindi chiaramente l'impostazione iniziale è un pochino obsoleta rispetto a quella che è la realtà. Naturalmente quello che io propongo va sempre, diciamo, in aiuto alla, a quella che è la situazione, l'emergenza sanitaria che noi stiamo vivendo. Allora le cose sono cambiate, però naturalmente per ciò che noi abbiamo, quindi chiaramente noi stiamo parlando di quelle che sono le competenze a livello comunale, quindi dello 06, quindi del nido e delle materne. Allora, quello che io chiedo nella mozione è di predisporre un progetto pilota per quanto riguarda appunto quello che è in fase di studio. Tutto parte dall'Università di Siena, ma questa startup si sta studiando anche al CEGLIO, e sono tra l'altro già noti quelli che sono gli effetti virucidi della luce a LED. Quindi quello che è in fase di studio ad oggi è che la luce a LED sarebbe in grado di abbattere il 98,9% del virus, dei batteri e anche del virus del Covid-19. Allora, quello che io chiedo è che il comune si possa far portavoce di un progetto pilota per quanto riguarda le scuole, perché tra l'altro noi sappiamo perfettamente, e lo sappiamo sia per quelle che sono le segnalazioni che ci fanno i cittadini, i genitori, ma ognuno di noi è genitore lo sa. Purtroppo ad oggi i nostri figli, i nostri bambini, chi sta soprattutto nelle scuole materne, sta per la questione del ricambio meccanico dell'aria, visto che ci deve essere questo ricambio meccanico sempre per cercare di preservare sia gli alunni, i bimbi, che tra l'altro ricordiamo non portano la mascherina, i bambini da fino a 6 anni, e soprattutto anche gli educatori, per preservarli dalla possibilità di poter contrarre il virus, ecco, stanno con le finestre aperte. Quindi adesso voglio dire, le giornate, il clima è ancora, possiamo dire, mite, ma chiaramente quando sarà inverno e quando farà freddo, stare con la finestra aperta, magari con la pioggia, perché questo viene detto, la finestra dovrà rimanere aperta sempre, ma non solo la finestra, anche le porte, la porta della classe, per creare corrente. Quindi diciamo che se i nostri figli non si ammaleranno di Covid, sicuramente gli verrà una bella influenza. Allora, onde evitare questo, e visto che c'è questa sperimentazione e questa concreta certezza che la luce a LED, che tra l'altro non è assolutamente nociva, l'importante è che non ci sia un'esposizione diretta alla luce di questa del LED, è quella di farsi di iniziare a poter montare queste luci a LED, soprattutto chiaramente nelle scuole, nei nidi e nelle scuole materne comunali, perché questo sarebbe un valido aiuto. E io spero, chiaramente quello che noi, ognuno di noi si augura, è che passata questa fase, passati questi mesi, si troverà il vaccino e quindi si ritornerà a una sorta di normalità. Ma io credo che alla luce dell'esperienza che noi abbiamo, tutti noi abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, alla luce del fatto che era stato ampiamente detto che ci sarebbe stata una seconda ondata del virus, e a mio avviso anche a livello governativo nulla si è fatto,
in mesi preziosi che sono stati buttati al vento senza predisporre un reale cronoprogramma, una reale programmazione di quello che doveva essere messo in campo per poter arrivare preparati a questa seconda ondata. Invece noi ci siamo trovati ad affrontare la seconda ondata con le armi spuntate. Quindi noi tutti ci auguriamo che si giunga alla fine di questo incubo, ma anche se e quando si giungerà, io credo che determinate start-up, determinate tecnologie che ci possono aiutare in questo senso debbano assolutamente essere non solo prese in considerazione, ma debbano essere utilizzate. Quindi io mi auguro che sia la maggioranza che le opposizioni, che le altre opposizioni vogliano votare favorevolmente per questa mozione, nella quale io chiedo semplicemente che ci si faccia portavoce di questo progetto pilota e si cominci a montare queste luci a LED nelle scuole dei nostri figli, dove, ripeto, la situazione, perché chi frequenta le scuole e chi ha contatto con i cittadini sa quella che è la realtà, questi bambini saranno al freddo. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera. Verifichiamo gli interventi in dichiarazione di voto. Non ci sono interventi in dichiarazione di voto, pongo in votazione la mozione. La votazione è aperta. Presidente, diciamo che ci sono difficoltà nel voto, sì, lo so, consigliere, ancora non è partito. Grazie. Un attimo solo. Sì, Presidente, mi perdoni, la consigliera Mussolini, ha avuto difficoltà, volevo dichiarare il mio voto favorevole, naturalmente. Grazie. Il suo voto favorevole, recepito. Grazie. Verifichiamo allora a questo punto chi altro ha avuto difficoltà nel voto. Presidente, consigliera Grancio non partecipa, grazie. Consigliera Grancio non partecipa, Mennuni. Favorevole, grazie. La Mennuni è favorevole, Grancio non partecipa al voto, Mennuni è favorevole. Presidente. Pacetti. Pacetti contrario, grazie. Contrario. Coglia. Presidente. Coglia prima, poi Ferrara. Pacetti contrario, Coglia. Coglia contrario, grazie Presidente. Coglia è contrario. Ferrara. Contrario, Presidente, grazie. Contrario. Presidente, consigliere Sturni, voto contrario. Non so, credo che mi ha preso il voto sbagliato, quindi voto contrario per rettificare. Grazie. Presidente Simonelli? Simonelli. È il mio voto contrario, penso di aver votato erroneamente. Il mio voto è contrario. Va bene. Nessun'altra richiesta? Figlio Mendo. No, ho votato Presidente in limine. Ok. Grazie. Grazie a lei. Non ci sono altre richieste di votazione. Il voto è chiuso.
Scusate colleghi, l'esito del voto, votanti 29, favorevoli 8, contrari 12, astenuti 9. Non ha partecipato al voto un consigliere, sul totale dei 30 presenti sono assenti sindaca e 18 consiglieri. L'assemblea non approva la mozione 317. Passiamo alla 328, a prima firma della consigliera Meloni, che prevede l'impegno per la sindaca e la giunta in relazione alla candidatura di Roma ad ospitare la futura sede dell'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica per la gestione delle crisi sanitarie. Interviene per l'illustrazione della mozione il consigliere. Presidente, è stata trattata questa. È stata trattata, ha ragione. Ha ragione, dovevamo recuperare soltanto la 317. Grazie consigliere Figliomeni, e riprendiamo pertanto dalla mozione 334, sempre a firma dei colleghi di Fratelli d'Italia, impegno per la sindaca e la giunta in relazione a aumenti degli emolumenti ai funzionari e dirigenti di AMA. Interviene per l'illustrazione consigliere De Priamo. Figliomeni? Sì, sì, De Priamo, sì, prego, per 5 minuti in appoggio. Sì. Presidente, un momento di difficoltà per la rete, se possibile interverrei senza telecamera a questo intervento. Sostanzialmente con questa mozione abbiamo voluto stigmatizzare una vicenda della quale si sono occupate ripetutamente anche le cronache cittadine, cioè il fatto che in questi mesi reiteratamente, nonostante la situazione insomma ben nota dell'azienda municipalizzata dei rifiuti dal punto di vista della mancata approvazione di bilanci, nonché dell'inadeguato livello del servizio e di una serie di problemi che insomma sarebbe anche lungo qui rappresentare per quanti sono e per quanto gravi siano. Pensiamo anche alla gestione ad esempio dei servizi cimiteriali, le ultime vicende che sono emerse sulle disfunzioni di ogni tipo. Ecco, in un contesto di questo genere AMA ha pensato bene di prevedere degli aumenti per dirigenti, quadri, capi area e insomma una serie di soggetti che ora non vogliamo neanche entrare qui nel merito delle singole professionalità, che magari in alcuni casi, come peraltro scrive la mozione, sono anche esistenti e indiscutibili, ma certamente un'azienda che non riesce neanche a provare i bilanci di questa consigliatura, non i bilanci delle famose vecchie gestioni tanto vituperate più o meno giustamente, ma che comunque almeno i bilanci riuscivano ad approvarli, ecco, in un'azienda di questo tipo non può dare il segnale di premiare poi chi i dirigenti, cioè coloro che hanno già dei buoni stipendi se non molto buoni, e quindi in un momento anche di pandemia, in un momento di perdita dei posti di lavoro, di difficoltà del mantenimento degli stessi, in un momento in cui gli operai dell'AMA sono sottoposti, lo abbiamo visto e denunciato come Fratelli d'Italia anche in questi giorni, a situazioni di dispositivi carenti, inadeguati, che li espongono al contagio e quindi anche a un peggiore livello del servizio da loro reso, tra le altre cose. Beh, veramente io credo che un'azienda dovrebbe dare un segnale di sobrietà, e di sicuro, se eventualmente dei premi dovrebbero esserci, dovrebbero essere semmai verso chi sta al fronte, tra virgolette, ovvero gli operai, ovvero coloro che lavorano a contatto con l'utenza, con il territorio e con anche la problematica dell'esposizione al Covid. Quindi noi con questa mozione chiediamo di intervenire, considerando che ovviamente il socio unico Roma Capitale può e deve dare indirizzi ad AMA, poi lasciamo perdere che qui stiamo assistendo ad un balletto assurdo per cui a volte gli indirizzi che voi stessi come amministrazione date o dite di dare non vengono accolti. Penso al tema di porta a porta a Colli Aniene, no? Che mentre l'assessore anche in commissione ha ribadito che si sarebbe rivista quella cosa di togliere il porta a porta, e sarebbe tornato il porta a porta a Colli Aniene, invece assolutamente sono tornati i cassonetti e si è tornati indietro di 20 anni in quel quartiere, con proteste vive dei cittadini che segnalano che evidentemente il porta a porta era tra l'altro molto apprezzato dai cittadini.
quindi lasciando perdere questo fatto che appunto c'è questo gioco delle parti per cui Ama fa tutt'altro da quello che il socio unico gli dice, però il socio unico ha il potere di dare indirizzi. Allora noi chiediamo di dare l'indirizzo di non prevedere, semplicemente non prevedere alcun tipo di aumento per quanto riguarda i dirigenti di fascia alta e di fascia intermedia, e semmai concentrarsi su una, diciamo, una gestione meritocratica per quanto riguarda i livelli reddituali e di stipendio molto più bassi, e quindi coloro che stanno a contatto, diciamo, con la realtà di tutti i giorni del trattamento dei rifiuti, nonché della raccolta quindi tutti gli operai e tutti i lavoratori in generale dell'azienda, che sono sicuramente una risorsa, questo lo ribadiamo, ma che appunto sono i primi ad essere, a nostro avviso, offesi da questo tipo di scelte da parte dell'amministratore di Ama, che appunto proprio con un tempismo incredibilmente paradossale ha pensato di fare questi aumenti. Quindi la nostra mozione entra nel merito di questa specifica vicenda, ma è anche un modo per ribadire l'insoddisfazione verso il management di Ama, verso la modalità con cui sta gestendo la municipalizzata dei rifiuti, con cui non sta pagando i bilanci, con cui sta portando all'incredibile, a dei risultati incredibilmente negativi la gestione dei servizi cimiteriali, talché a Roma addirittura si rischia un sovraffollamento di salme in attesa di cremazione, nonché di salme non inumate in alcuni cimiteri come il Laurentino, cose mai viste, altro che gestione del passato. Ecco, questa gestione è quella che si permette anche di dire di aumentare gli stipendi ai dirigenti. Inaccettabile, questa è una mozione che chiede quindi di rivedere questi aumenti, e auspichiamo anche che si possa rivedere proprio complessivamente il rapporto tra Roma Capitale e Ama, visto che appunto, come detto, non risponde neanche agli indirizzi, anche quando unanimi, da parte politica, che vengono dall'amministrazione capitolina. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Priamo. Passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Vedo iscritto il consigliere Di Palma per il gruppo del Movimento 5 Stelle. Prego, per 3 minuti ne ha facoltà, consigliere. Molto meno, grazie presidente. Guardi, è molto semplice la questione. Questo argomento è andato più volte sui giornali, ma è stato ampiamente desmentito da comunicati Ama, per cui è una notizia falsa che è girata sui giornali dell'aumento degli stipendi dei dirigenti. Non c'è stato nessun aumento degli stipendi dei dirigenti, per cui, detto francamente, noi ci aspettavamo che la Fratelli d'Italia la potesse ritirare questa mozione, visto che poi in realtà in un certo momento ci sono stati effettivamente diversi articoli, ma poi sono arrivate le opportune smentite, per cui detto francamente non credo che ci si debba dire molto altro su questo argomento, per cui la maggioranza voterà no a questa mozione. Grazie. Grazie consigliere. È iscritto il consigliere Pelonzi per il gruppo del Partito Democratico. Prego consigliere, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie presidente. No, noi invece voteremo a favore di questa mozione, perché non abbiamo avuto chiarificazioni sufficienti rispetto a questo fatto dell'aumento degli stipendi, denunciato non solo dalle forze politiche ma anche dalle forze sindacali e anche dai rappresentanti dei lavoratori all'interno dell'azienda. Se c'è stato, allora la mozione ha un senso e un'efficacia importanti, e preghiamo poi ovviamente gli uffici, la giunta, di far rispettare la mozione qualora venisse approvata. Se non ci fosse stato, ma appunto non abbiamo avuto chiarificazioni definitive in questo, non farebbe altro che ribadire allora un qualcosa che è anche nelle corde dell'azienda, per cui vale in ognuna delle due circostanze la pena di votare questa mozione. Qui non si tratta di difendere o attaccare un management,
si tratta di riconoscere una situazione drammatica di AMA, alla luce della quale pensare ad aumenti, soprattutto per le fasce alte dirigenziali, sembra una follia, mentre le persone che lavorano per esempio alla raccolta su strada o in ufficio, nei ruoli più diciamo meno pagati, denunciano carenze e anche preoccupazione, abbiamo visto, per il tema del contagio. Quindi annunciamo il nostro voto favorevole a questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Peronzi. Interviene in dichiarazione di voto per Fratelli d'Italia il consigliere De Priamo. Prego, per 3 minuti, a favore. Grazie presidente, eccoci. Ma guardi, sono talmente infondate queste voci e talmente delle fake news che AMA non aggiorna gli emolumenti sul suo portale. La verità è che queste reiterate indirizzi di AMA ci sono stati, non si sono ancora attuati grazie alla denuncia delle forze politiche di opposizione e anche a quelle delle rappresentanze sindacali, ma è evidentemente un indirizzo che si voleva e si vuole dare, e comunque se così non fosse, credo, collega Di Palma, che votare una mozione che chiede di non farlo, come dire, appunto, a proposito di indirizzi del socio unico verso AMA, sarebbe un modo per mettere AMA in condizioni di sapere quello che gli chiede il socio, cioè gli chiede in questa fase, finché gli indicatori di AMA non torneranno ad essere positivi, finché non si avrà una chiusura del ciclo dei rifiuti ed una programmazione seria, finché le strade non saranno pulite e più di oggi, finché la raccolta non funzionerà meglio di oggi, quindi finché, almeno ovviamente per responsabilità di singola competenza dirigenziale, in ognuno dei temi che ho citato, a cui aggiungiamo ancora una volta quello dei servizi cimiteriali, finché questi indicatori non saliranno, non è opportuno prevedere aumenti di stipendio verso i dirigenti. Non ci sembra di stare dicendo un'eresia, no? Quindi, se anche fosse vero, sinceramente non lo pensiamo, però quello che diceva il collega Di Palma, cioè che questa è stata solo una butade a livello giornalistico stranamente ripetuta per mesi, come se i giornalisti inventassero delle notizie di sana pianta, se anche fosse così, non sarebbe male dare un indirizzo dicendo oggi, in questo momento, non prevedete aumenti dei dirigenti, e semmai, se avete l'opportunità di tutelare maggiormente anche dal punto di vista delle gratificazioni, fatelo verso chi sta sul fronte rischiando il Covid tutti i giorni, magari col tema anche dei rifiuti di chi sta in quarantena e di chi è positivo, che non è del tutto risolto, perché di sicuro non possiamo dire che sia completamente risolto. Quindi ci sono dei rischi oggettivi. L'ultima, e veramente vado a concludere, è quella che abbiamo denunciato ieri, cioè una comunicazione di servizio che diceva, dopo le nostre denunce, finalmente sono stati acquistati i termoscan per gli uffici di AMA, però metteteli nella cassetta di sicurezza, cioè compriamo i termoscan, così casomai se uno si sente male si misura la febbre. Ma non è quella la funzione dei termoscan, devono essere usati verso tutto il personale quando entra, in modo che si sappia se un dipendente sta sopra 37,5 di temperatura e deve tornare di corsa a casa. Quindi, incredibilmente, coloro che, secondo voci più o meno fondate, dovrebbero avere gli aumenti, sono anche coloro che hanno fatto queste comunicazioni di servizio. Ma ci rendiamo conto? Cioè, compriamo i termoscan dopo lunghe denunce, dopo mesi che veniva denunciata la mancanza degli stessi, e che facciamo? Li mettiamo nella cassetta di servizio, così i posti lì in attesa di non si sa quali tempi. Il tempo di usarli ovviamente è ora, e questa è la situazione in AMA. Grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliera Celli, in dichiarazione di voto, prego. Sì, presidente, allora assolutamente il mio voto favorevole. Presidente, scusi, sono Marchini, se mi può mettere per presente, grazie, scusi. Certo, consigliere Marchini, recepito.
grazie mille. Grazie. Scusa. Prego. Se posso continuare, sì. Allora, scusa. Dicevo, saluto il collega Marchini. Dicevo assolutamente il mio voto favorevole a questa mozione. È assurdo la dichiarazione del collega, anzi, è assurda la dichiarazione del collega Di Palma, che dice sono ricostruzioni giornalistiche rispetto invece a dati che noi abbiamo, e se ci fossero ovviamente dovrebbe essere qualcun altro a garantirlo e non di certo a tenerci ai giornali o agli articoli, che sicuramente fanno il loro lavoro, ma io credo che come aula noi dobbiamo fare il nostro, e il nostro è quello di controllare e verificare che questa situazione non avvenga assolutamente, non debba avvenire assolutamente, rispetto appunto alla situazione indecorosa in cui vive la città, nella quale vive la città, perché appunto noi stiamo con dei livelli bassissimi rispetto a quello che è il decoro della città, rispetto alla raccolta differenziata, rispetto a quello che era appunto la mancanza di un piano industriale, e non vado oltre, per poter sentire la maggioranza che dice le ricostruzioni giornalistiche sono state solo ricostruzioni giornalistiche. Beh, io penso che chi governa dovrebbe assumersi un altro tipo di responsabilità, e quindi assolutamente favorevole a una mozione che chiede un impegno importante alla sindaca e alla giunta. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Interviene da ultimo la consigliera Montella in dichiarazione di voto per il gruppo Misto. Sì, grazie Presidente. Presidente, io stavo scrutando, perché oltre alla dichiarazione di Di Palma, che ha dato atto che dal punto di vista giornalistico non c'è stata evidenza di questo, io invece metto in evidenza che sul sito di AMMA c'è scritto che la pubblicazione degli stipendi dei dirigenti è sospesa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata da Star Lazio con ordinanza numero 9828 del 2017. Quindi io direi più questo come risposta a quello che sta succedendo. Ora, se non abbiamo contezza, perché c'è una questione, c'è una pronuncia, questo, che c'è una pronuncia, e quindi dobbiamo aspettare come si pronuncia, perché probabilmente ci sono dei problemi anche riguardo appunto questo della pubblicazione degli stipendi dei dirigenti, almeno questo come si evidenzia sul sito di AMA, perché appunto sono come San Tommaso, devo andare appunto con i miei occhi a verificare quello che viene dichiarato, perché poi è fondamentale, se si fanno delle dichiarazioni, essere certi di queste dichiarazioni. Quindi che sostanzialmente sposo la posizione in questo momento sia del PD che del proponente, perché è un atto di indirizzo che non fa male ad AMA in questo momento, visto tutta questa situazione di malagestio da anni, non da adesso, ma parliamo di anni e anni. Quindi andare a premiare dirigenti che magari hanno anche creato dei grossi danni, farei veramente una valutazione molto spinta di quello della loro produttività. Quindi andiamo a guardare la produttività, verifichiamo bene come, logicamente chi lavora bene va premiato sempre, perché il lavoro va sempre premiato, però chi ha creato problemi, chi non ha avviato procedure, oppure ha magari frenato delle gare, oppure scritto in maniera sbagliata alcune gare, che ha creato quindi dei grossi problemi di inefficienza di tutto il sistema, sia di raccolte, ne potremmo dire tantissime di situazioni in AMA che non sono andate bene in questi anni, e per me non vanno premiati, anzi ci saranno, spero, mi auguro, dei procedimenti disciplinari e
l'OIV dovrà valutare, insomma, e così via. Quindi su questi temi io penso che sia importante essere chiari, certi di quello che è stato e di chi va premiato e di chi invece non deve essere premiato. Grazie Presidente. Quindi sostanzialmente sono favorevole proprio perché è meglio che comunque sia chiaro l'indirizzo, va premiato, quindi gli aumenti vanno fatti soltanto se appunto sono certi, diciamo, di essere meritati, ma non così al buio. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera. Non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? No Marcello, mi ero ho messo la passina mano. Scusa. Con l'occasione saluto tutti. Collega Fassina, posso chiederle una cortesia? Solo chiedere alla consigliera Montella di che data è il comunicato. Scusi, chiedo scusa Presidente se mi sono introdotto così. Facciamo un dibattito libero, consigliere. No, le chiedo scusa. Non è un comunicato. Cerchiamo di verificare anche questa cosa. È pubblicato online, se vuoi ti metto il link nella chat. Prego, consigliere Fassina, in dichiarazione di voto per 3 minuti, ne ha facoltà. Il mio voto è favorevole, non mi sono mai prestato, diciamo, a campagne demagogiche contro... La sentiamo un po' bassa, consigliere, non so se riesce a avvicinare un po' il microfono. Adesso? Un po' meglio, un pochino. Non mi sono mai prestato a campagne demagogiche sugli aumenti degli stipendi di funzionari, amministratori apicali. Dopodiché qua siamo in un quadro molto diverso. In nessuna azienda, quando non hai i bilanci approvati, quando non hai un piano industriale, quando non hai un piano tariffario, quando sei in assoluta carenza di mezzi, di personale, quando hai un appalto come quello delle UND, delle utenze non domestiche, con i disastri che ha determinato, in un quadro come questo devi essere molto attento alle politiche retributive che fai. È evidente, ma ripeto, senza nulla togliere alle competenze di funzionari, di dirigenti, di quadri, di capi area, ma è una scelta impraticabile nel contesto in cui siamo. Ci sono, ci sono ricorsi fatti da organizzazioni sindacali, certamente rispetto alla proposta di aumento, all'aumento che si è venuto che è stato fatto pochi giorni prima di Ferragosto. Quindi ritengo che sarebbe davvero importante che l'Assemblea Capitolina approvasse l'ordine del giorno per dare un messaggio molto chiaro, se non all'assessore alle partecipate, che mi pare totalmente indifferente alle posizioni del Consiglio Comunale, ma per dare un segnale all'amministratore unico cambiare rotta. Prima mettiamo a posto i bilanci, prima si approva un piano tariffario, prima si approva un piano industriale, si migliorano le performance dell'azienda e poi si fanno le conseguenti politiche di premiali nei confronti di quadri, di dirigenti di quadri e di capi area. Grazie. Grazie a lei consigliere. Non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto. Pongo in votazione la mozione. La votazione è aperta. Solo un istante per comunicare il voto, qualche istante. Vediamo se vi sono consiglieri che non sono riusciti a votare. Grande, il voto è favorevole. La Grancia è favorevole. Consigliera Mennuni. Un attimo. Vi chiamo io, Mennuni.
Consigliere Mennuni favorevole, grazie presidente. Mennuni è favorevole. Pelonzi? Favorevole. Baglio? Favorevole, grazie presidente. Baglio favorevole. Fassina? Favorevole presidente. Fassina è favorevole, quindi Pelonzi, Baglio, Fassina favorevole. Per Zannola presidente. Zannola anche favorevole. Presidente Corsetti, io ho votato, potrebbe verificare, nel caso è favorevole comunque. In ogni caso abbiamo acquisito il suo voto. Grazie. Facetti contrario, presidente, grazie. Facetti è contrario. Non ci sono altre richieste di votazione, cercate di ricollegarvi alla piattaforma se potete. Il voto è chiuso.
Bene, colleghi, l'esito della votazione, votanti 37, favorevoli 16, contrari 20, astenuti 1. Hanno partecipato al voto tutti i 37 consiglieri presenti, sono assenti sindaca e 11 consiglieri. L'assemblea non approva la mozione. E passiamo la 334 e passiamo alla 338, a prima firma della consigliera Celli, la quale interviene per l'illustrazione per 5 minuti. Ne ha facoltà, prego consigliera. Grazie presidente. Allora, l'argomento della mozione tratta un tema a mio avviso importantissimo, perché parliamo di opere che sono ormai finite in tutte le loro parti, spesso anche collaudate, ma che non sono restituite alla collettività e quindi non ancora utilizzate. Ovviamente ad alcune servono magari interventi di ripristino, di manutenzione, visto il tempo di inattività alle quali sono state costrette, ma per altre magari serve solo una presa di posizione, quindi una scelta, una semplice decisione, intendo, da parte dell'amministrazione, che però a mio avviso ancora nessuno prende. In questa fase credo che la parte politica soprattutto abbia un ruolo importantissimo per dirimere delle situazioni che sono ingarbugliate da anni, io direi addirittura incancrenite, insomma, ormai. Per carità, non sono sicuramente situazioni solo di questa amministrazione, alcune cose vengono da molto lontano, però non basta più dire appunto noi non c'eravamo per stare a posto con la coscienza, perché oggi chi governa la città è chiamato a risolvere, maggioranza e opposizione nelle loro competenze, è chiamato a risolvere queste situazioni. Entro nel merito. Qui si parla di una scuola realizzata in periferia, nella zona di recupero urbano di Monte Michelangelo, una zona O, nel municipio Sesto, che è nei pressi appunto di Via di Lunghezzina. Oltre che una commissione che è stata svolta, una commissione di trasparenza, dove purtroppo gli uffici non erano presenti, io personalmente ho fatto un recente sopralluogo insieme ad alcuni cittadini per capire esattamente com'era la situazione, spinta anche da comitati, da persone appunto che attendono una risposta importante. Ho visto una scuola che appunto è ormai finita, che sembra completata in tutto, ma abbandonata e dico anche in parte vandalizzata, perché alcune persone sono entrate anche all'interno e hanno occupato quella struttura, poi adesso è libera perché probabilmente hanno lasciato lì un po' di cose. Con pochi interventi questa struttura potrebbe essere realmente riportata alla luce. Durante il sopralluogo, ricordo, i cittadini mi hanno segnalato una grande criticità del quadrante per l'accesso alla scuola dell'infanzia, e ovviamente la nuova scuola potrebbe rappresentare realmente una, oltre che una soluzione, ma contribuirebbe anche a migliorare la vivibilità di quella zona che sconta un deficit di servizi pubblici come molte altre zone della nostra città. Tra l'altro sarà anche necessario, quello che mi chiedevano, un intervento di ripristino del decoro e della pulizia, perché la zona è completamente abbandonata. Quindi noi con questa mozione chiediamo di un impegno importante per la sindaca e la giunta. Io ricordo che in commissione erano presenti alcuni colleghi anche di maggioranza ed erano pronti a sostenere questa iniziativa, per intervenire e mettere in campo, io credo, ogni risorsa, ogni strumento, ogni possibilità per mettere in esercizio quella scuola e dare finalmente alla popolazione del quadrante i servizi che ogni abitante, io penso, dovrebbe avere. Voglio ricordare che ci sono bambine che erano presenti a quel sopralluogo che sono costrette a fare chilometri con un pulmino per andare in un'altra scuola fuori da quel quadrante, e siccome si tratta di una scuola, non di una scuola delle superiori, un istituto superiore, ma di una scuola basilare dell'obbligo, io credo che sia un diritto al quale noi, nessuno di noi, da maggioranza a opposizione, si può tirare indietro. Grazie. Grazie a lei, consigliera Celli.
non ci sono altre richieste non ci sono richieste di dichiarazione di voto, pongo in votazione la mozione. Presidente, mi scusi, ho alzato la manina, avevo chiesto di intervenire. Segnate cortesemente gli interventi in chat, prego consigliera Zotta, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, mi scusi, non avevo capito che bisognasse iscriversi in chat. Una cosa è stata detta ed è vero, stiamo parlando di un'area, di un quadrante che è in evidente stato di sofferenza per quanto riguarda i servizi che oserei definire proprio primari, un'area dove mancano completamente le strutture scolastiche ed è singolare, giustamente singolare, che laddove queste strutture ci sono non vengono date ai cittadini. Stiamo parlando di un'opera a scomputo collegata all'intervento urbanistico di Via Donegani e che avrebbe dovuto realizzare il consorzio Valle Agnena e Agnene. L'opera è rimasta incompleta per problemi di allaccio in fogna e di accessibilità, come è stato ricordato, da Via Lunghezzina. Problemi evidentemente emersi al momento del completamento dei lavori. Ora in bocca in fogna, mai eseguito per problemi legati al passaggio con i lotti adiacenti e di quote della fogna di recapito di via Saldini. Detto questo, il tema è molto attenzionato dal municipio, tanto che si sta procedendo all'escussione delle polizze, essendo il consorzio non in grado di intervenire, per poi procedere con le azioni di competenza come la fognatura, il cui progetto ha già acquisito tutti i pareri, la strada di accesso per la quale ci si sta orientando verso una servitù piuttosto che verso un esproprio, per il quale esproprio i tempi sarebbero sicuramente più lunghi, per poi arrivare al ripristino della struttura che ovviamente al momento è vandalizzata. Tutto questo per dire che si è impegnati sul tema, un tema che è attenzionato da che siamo entrati, da che abbiamo cominciato anche ad analizzare le situazioni di carenze di strutture scolastiche. Un tema questo specifico che è anche all'attenzione della cabina di regia, che sta procedendo e supportando il municipio per tutte le parti di competenza. Quindi, proprio perché vogliamo aprire queste scuole, il tema, ripeto, è all'attenzione di tutti, quindi il voto sarà no, proprio perché si è già molto avanti rispetto a quanto suggerito dalla mozione. Grazie. Grazie a lei consigliera, non ci sono altri interventi, pongo in votazione la mozione 300. Presidente, dovremmo intervenire, mi scusi, stavo proprio scrivendo adesso in chat. Consigliera Montella? No, volevo intervenire, avevo scritto in chat, però stavo appena scrivendo, lei aveva... Ora lo vedo scritto. Grazie Presidente. Prego. Allora, io su questa mozione faccio lo stesso ragionamento che è stato fatto sulla mozione, diciamo, della volta scorsa riguardo la proposta della Meloni. Perché dico faccio la stessa proposta? Perché dico che quello che c'è scritto nella mozione è importante, lo chiede il territorio, il municipio 6, tra l'altro se non erro abbiamo anche affrontato il tema in commissione trasparenza, quindi mi sa che diciamo, ho capito anche la criticità che insomma, ha spiegato la Presidente Zotta, però per me la vale di più di qualsiasi altro tipo di concetto di avanzamento o meno di attività, diciamo, di che si sta svolgendo, perché penso che un atto politico votato, diciamo, in Assemblea Capitolina dalla forza in più al lavoro che si sta predisponendo, quindi penso che sia importante invece votarla e anzi dico al Presidente di mettere anche la mia firma su questa mozione perché la voglio sostenere questa mozione e penso e suggerisco insomma alla maggioranza di mettere loro la firma e di votarla perché
una scuola in un territorio come il Municipio 6 penso che sia fondamentale, e quindi non ci sono scusanti di qualsiasi tipo. Si vota sì a questa mozione, secondo me. Non può non essere diciamo fatta un atto di forza da parte dell'Assemblea Capitolina. La scuola prima di tutto, quindi per me diciamo suggerisco alla maggioranza di votare sì a questa mozione. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera. Interviene la consigliera Celli in dichiarazione di voto, a seguire il consigliere Pelonzi. Credo che mi ero prenotata dopo, Presidente, però non è un problema. Mi dica lei. Seguo la chat. Seguiamo quella. Vabbè, prego, consigliera. In chat c'è prima il collega Pelonzi. Comunque, va benissimo. Allora, io penso che il tema, cioè il dispositivo della mozione parli chiaro. Qui si impegna la sindaca e la giunta ad intervenire e a mettere in campo ogni possibile strumento tecnico amministrativo per mettere in esercizio la scuola. E quindi se già si sta pensando e si sta facendo qualcosa, anche se, ripeto, io sono stata dentro la scuola, io sono stata lì sul posto, e se è vero che si sta facendo qualcosa da quando avete iniziato, sono passati 4 anni e mezzo, collega Zotta, e nessuna cosa è stata fatta. Poi che voi vi incontrate, studiate, io sono d'accordissimo, ma questi bambini non hanno la possibilità di mettere piede dentro quella scuola. Io l'ho premesso dall'inizio, qui non si sta facendo qualcosa di questa amministrazione o qualcun'altra amministrazione precedente. Qui si sta cercando di dare una risposta a dei bambini che erano presenti quel giorno al mio sopralluogo, e io le farei vedere il viso di quella bambina che chiedeva di avere uno spazio vicino alla sua casa per poter andare a scuola. Allora perché non si può votare una mozione che rafforza, anche se fosse un lavoro che in qualche modo dopo 4 anni e mezzo doveva vedere la luce, collega Zotta? Perché se il tema è dire noi stiamo lavorando, questa città non ne può più di queste parole, non ne può più, noi vogliamo i fatti. Allora noi chiediamo un impegno, votate una mozione, è un impegno che tutta l'aula si assume. Se lo state facendo e lo portate a casa come risultato, è un risultato per la città, è un risultato per i cittadini, non è un risultato della consigliera Celli che ha firmato una mozione spinta da un territorio che ha bisogno di una, è assetato di uno spazio scolastico. Questo dovete pensare. Non si può dire noi abbiamo fatto, noi potremmo pensare, noi potremmo. Qual è il risultato là? Che domani mattina quella scuola ancora non si aprirà. E allora l'aula Giulio Cesare, che è l'aula suprema, dovrebbe dare la propria indicazione. Questo veniva chiesto, parallelamente a quello che forse voi state facendo. Grazie. Grazie a lei consigliera. Ha chiesto di intervenire in difformità il consigliere Chiossi. Prego consigliere. Grazie presidente, non so se c'era il consigliere Pelonzi che vuole intervenire. Comunque. Ha ragione, consigliere Pelonzi. Prego, allora mi scusi consigliere Pelonzi, per 3 minuti a seguire il consigliere Chiossi. Grazie presidente, rapidissimo. Io presidente consegno il voto favorevole del Partito Democratico sulla linea che è anche quella che abbiamo appunto utilizzato con la precedente mozione, ovvero il fatto che questa mozione semmai dà al percorso che la collega Zotta ci dice essere stato iniziato ancora di più un avallo, una forza che è quella dell'indirizzo istituzionale dell'Aula. Ma noi non siamo un ufficio, noi siamo un ente deliberante che si deve assumere le sue responsabilità e che deve parlare non solo con gli uffici, al che la collega Zotta avrebbe ragione a dire, ma gli uffici già stanno lavorando. No, noi dobbiamo parlare pure con i cittadini che ci hanno eletto, è un'altra delle nostre responsabilità, e dobbiamo svolgere quel ruolo, sarebbe un nostro dovere anche da TUEL, di connessione tra la cittadinanza e appunto la parte amministrativa. Quindi questa mozione va ad adempiere esattamente a quel compito.
innanzitutto va a rafforzare un qualcosa che, se già è in piedi, ben venga, ma come dice la collega Celli giustamente, diciamo ancora evidentemente è in procedure burocratiche, ma non in realtà, perché nella realtà la situazione ancora è che la scuola non è fruibile. Secondo, e quindi andrebbe questa mozione a dare una maggior forza all'azione degli uffici. Qualora questa azione invece fosse ritardata in qualche modo, la mozione avrebbe l'effetto di far emergere le difficoltà, le criticità, e oltre alla commissione trasparenza già fatta, per la quale ringrazio sempre il presidente Palumbo, potremmo analizzare o in lavoro pubblico o in urbanistica o in mobilità quali dovessero essere i motivi di blocco. Ecco, quindi queste sono le ragioni per cui vale la pena votare questa mozione. Non apro qua la polemica su il tema delle zone O e dei consorzi, e come questa amministrazione, come dire, se le cose non andavano tanto bene nel passato, ha messo proprio una pietra tombale, aggravando a mio giudizio proprio l'espletamento di quelle opere pubbliche che ancora non ci sono, al posto che agevolarlo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Interviene ora il consigliere Chiossi in difformità. Prego, consigliere, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie, presidente. Allora, pur riconoscendo l'utilità di questa scuola, ma lo stato attuale non consente una rapida apertura, anche perché questa scuola è stata realizzata da un consorzio fuori dal perimetro della convenzione, doveva essere, e quindi diciamo che già qui c'è qualcosa che non torna. Per l'accesso alla scuola doveva essere realizzata una viabilità mediante una procedura di esproprio, ma l'esproprio non è stato mai fatto, il parcheggio non è mai stato realizzato, la fognatura è inesistente, quindi non ha neanche l'agibilità, non è stato potuto neanche sottoporla a collaudo quest'opera. C'è da dire inoltre che poiché è stata già richiesta una commissione urbanistica che è stata già calendarizzata su questo argomento, io sinceramente pensavo che questa mozione fosse stata ritirata. Pertanto, poiché l'argomento sarà trattato, ecco un'altra cosa dimenticavo, il PAO ha già messo in cantiere un progetto per sistemare la fognatura, la nuova viabilità e il parcheggio, ma i proponenti si sono rifiutati e non sono più interessati a realizzarlo, quindi diciamo che la situazione non è così, non è così semplice, e pertanto si discuterà nella commissione urbanistica che è stata già calendarizzata di questo argomento, e quindi il mio voto sarà di astensione. Grazie. Grazie a lei, consigliere, non ci sono altri interventi, pongo in votazione la mozione. La votazione è aperta. Verifichiamo se vi sono state difficoltà nel voto. Grancio. Grancio favorevole, grazie. A Grancio è favorevole. Consigliere De Priamo favorevole. Onorato favorevole. Pelonzi favorevole. Pelonzi è favorevole. Onorato. Favorevole, grazie. Baglio favorevole, presidente. La consigliera Baglio è favorevole. Onorato è favorevole. Pelonzi è favorevole. Non ci sono altre richieste di voto? Fassina favorevole. Consigliere Fassina è favorevole.
Il voto è chiuso. Presidente, mi perdoni, in attesa dell'esito del voto, ai fini del verbale ho sbagliato a votare, ho votato astensione anziché il voto negativo, se, ecco, solo ai fini del verbale. Grazie. Grazie. L'esito del voto, votanti 33, favorevoli 15, contrari 9, astenuti 9. Hanno partecipato al voto tutti i 33 consiglieri presenti, sono assenti sindaca e 15 consiglieri. L'assemblea non approva, passiamo alla mozione 339, sempre a firma della consigliera Celli, la quale interviene per l'illustrazione per 5 minuti, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Su questo tema siamo in linea con il tema precedente, tra l'altro fa sorridere il fatto che la stessa maggioranza si divide in due dicendo, ma non tanto sulle votazioni, che quello non sarebbe un problema, ormai siamo abituati a tutto, ma quanto nelle considerazioni, cioè qualcuno sostiene
che siamo quasi alla fine, quasi in conclusione, che abbiamo pensato ormai che tutto è stato quasi fatto e stiamo lavorando. Qualcuno invece sostiene che probabilmente questa cosa, come si dice, ha da finire, perché probabilmente non c'è collaudo, la convenzione, i lavori fuori dalla convenzione, il consorzio non vuole continuare. Insomma, io penso che, ripeto, la soluzione, quindi mi riallaccio ovviamente alla mozione successiva, la soluzione è quella di sapere cosa vuole fare l'amministrazione che governa la città rispetto a opere che stanno ferme lì, abbandonate. Ecco il tema principale. Quindi, al di là di quello che era fino a oggi, che lo sapevamo, forse è quello che si vorrà fare da 4 anni e mezzo a quasi 5 o 6 mesi, quanti sono i mesi che ormai vi rimangono per questa amministrazione. Perché vedete, la stessa cosa vale per la scuola. Anche qui un'altra scuola ormai completata, ci troviamo nel municipio decimo, anche questa non viene utilizzata da anni, non si sa bene, cioè perlomeno io ho letto un po' di comunicati, che insomma quali sono i motivi, però i cittadini, e io ricordo che il consigliere Bozzi al municipio ha fatto approvare all'unanimità una mozione, perché mi segnalavano appunto la questione rispetto a un quadrante che ha sicuramente anche lì gravi necessità di scuole dell'infanzia. Allora anche qui le famiglie sono costrette a iscrivere i propri figli in strutture private che sono distanti dai propri luoghi o di residenza o di abitazione. Quindi noi che chiediamo alla maggioranza? Chiediamo di intervenire per far sì che questa maggioranza trovi delle soluzioni. Cioè non è che qui bisogna avere la bacchetta magica, bisogna mettersi al lavoro. Oltre che le commissioni, che io veramente in alcuni casi ne ho viste fare un'infinità, ma poi alla fine poco si è arrivati alla conclusione, con tutto l'impegno, per carità di Dio, però bisogna pure fare delle scelte. Cioè lì stiamo parlando di un quadrante di Acilia dove sicuramente sono servizi necessari, e leggo comunicati di questo genere del municipio: la scuola è stata ultimata, si è in fase di collaudo, c'è in piedi un contenzioso che sicuramente blocca l'iter del collaudo. Quindi ve lo anticipo io quali sono le problematiche, quelle che potrete dire tra 5 minuti. Dopo l'ultimazione dei lavori il plesso è stato oggetto di atti vandalici, perché questi poi sono i problemi. È stata rubata la centrale termica, l'impianto elettrico, l'impianto fotovoltaico. Cioè io vorrei capire, e veramente lo faccio con tutta la massima serenità. Pensate di voler riuscire in qualcosa con questa amministrazione? Cioè pensate di riuscire in qualche modo a dare alla fine alla città dei servizi? Questo è quello che chiediamo. E noi alla sindaca e alla giunta chiediamo di intervenire, o perlomeno, come è un atto di indirizzo, di fare tutto quello che è nelle vostre capacità. Io credo che questo lo chiedono i cittadini, al di là di quello che stanno facendo gli uffici, al di là di quello che è nei vostri pensieri. I cittadini vogliono risposte, gliele riusciamo a dare queste risposte? Quindi noi ci prendiamo un impegno e lo trasmettiamo all'interno dell'aula per la quale noi siamo stati votati a presentare atti. Grazie. Grazie consigliera, non ci sono interventi in dichiarazione di voto. Pongo. Presidente, ho scritto. Sì, ho visto consigliere Agnello, in questo momento si è segnato. Prego, per 3 minuti ne ha facoltà. Sì, allora grazie mille, grazie anche alla consigliera Celli che ha anticipato, e quindi tra tutte le motivazioni che lei già conosce perfettamente, che conosce il territorio. In particolare su questa scuola infatti c'è un contenzioso che pende, e quindi l'amministrazione ferma fino a che il giudice non decide. E proprio questo è il punto che riguarda questa scuola. È una scuola che è sotto i fari di questa amministrazione, dell'assessorato lavori pubblici. Anche la presidente Zotta è sempre presente per quanto riguarda gli argomenti sulle scuole. Ci tengo a dire che le scuole di competenze devono essere ultimate dal Dipartimento SIMU, sono scuole che aspettano da anni, alcune 2010, 2012, di essere finite, hanno problemi
che si sono accartocciati tra di loro problematiche pazzesche. Non è vero che tutte sono collaudate, anzi, molte purtroppo sono soggette a nuove normative subentrate negli anni, perché visto che non le hanno aperte le amministrazioni prima di noi, anche lì subentrano delle normative e quindi bisogna rimetterci le mani, quindi non hanno spesso il collaudo per questo. Voglio ricordare che questa amministrazione è votata dai cittadini al governo di Roma, è riuscita ad aprire scuole che invece hanno dormito con le altre amministrazioni. Mi riferisco alla Mazzacurati dell'undicesimo municipio, e guarda guarda, ma la consigliera Celli questo non lo dice, la Motta Camastra al municipio sesto. Questo lo dico perché siccome proprio perché noi siamo stati votati e siamo al governo di Roma e quindi stiamo facendo fiato sul collo agli uffici, ecco che riusciamo a fare in 4 anni, col tempo che ci vuole, consigliera Celli e tutti gli altri consiglieri, col tempo ci prendiamo il tempo che ci vuole per aprire le scuole, chiaramente con enormi difficoltà per quello che abbiamo ereditato. Anche 4 anni, ma arriviamo a meta. Quindi in particolare proprio su questa scuola, proprio perché c'è un contenzioso e quindi non dipende dall'amministrazione, ma l'amministrazione è subito pronta con il municipio decimo che è molto attivo su questo, è subito pronta a mettere le mani, dobbiamo aspettare il giudice. Quindi il voto è no a questa mozione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. È iscritto il consigliere Pelonzi. Prego, per 3 minuti, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Ma per consegnare il voto favorevole del Partito Democratico e fare solo una considerazione. Io penso che i cittadini si siano un po' stancati di sentire sempre le giustificazioni e non avere mai fatti. E il fatto che ci siano dei contenziosi in essere su alcune criticità, su alcuni punti, deve spingere l'amministrazione non ad un ruolo d'attesa, demandando agli organi giudiziari amministrativi, in questo caso diciamo le decisioni, ma facendosi parte attiva e andando semmai anche a recuperare il tempo perso nel passato. L'atteggiamento di attesa può andar bene per gli uffici, che giustamente non hanno il compito come noi consiglieri eletti, appunto, come diceva bene la collega, eletti nel caso della collega, dei consiglieri di maggioranza, per governare, nel caso nostro, per svolgere il ruolo d'opposizione. Noi abbiamo una differente responsabilità rispetto a quella che hanno gli uffici. Noi dobbiamo dare le soluzioni e recuperare anche dove sono state delle questioni che non sono andate in porto. Se non riusciamo a farlo, aspettiamo solo il lavoro degli organi di controllo o giudiziari amministrativi, e allora è inutile che noi veniamo eletti. Quindi io consegno il voto favorevole alla mozione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. È scritto il consigliere De Priamo. Prego, per 3 minuti, ne ha facoltà. Di Palma il microfono, cortesemente. Come? Non ho capito, Presidente. Scusi, Presidente. No, chiedevo al consigliere di Palma di silenziare il microfono. Ok, grazie. Dicevo, Presidente, solo per dire che il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa mozione della collega Celli, che come la stessa ha ricordato anche diciamo nel consiglio del municipio 10 ha avuto il sostegno di Fratelli d'Italia.
del collega Bonzi, del consigliere Bonzi, come altre persone, e da questo punto di vista noi non avremmo, noi perché non è una opzione nostra, ma perché la sosteniamo, non avremmo questa volontà di assistere di da oggi per una prossima mesi, anche per tutto quello che è passato, a un balletto subito che detto di guerra, di cibo, di contenuti della maggioranza durato maggiore penso da collega Agnello, vale per tutti, certo, in posizione a concentrarci il più possibile, almeno in questi ultimi mesi, di considerare sui fatti e sulle cose da fare e sulle cose che sulle quali si converge oppure non si converge, e quindi entrando poi nel merito anche di ciò che distingue le forze politiche, perché altrimenti diventa veramente un po' penoso dover sentire dire noi abbiamo aperto le scuole, non le stiamo aperte, voi non l'avete fatto, perché poi questo voi indistinto nel centro-destra, centro-sinistra, oppure è tutt'uno e chi stabilisce a che titolo i colleghi di maggioranza possono permettersi di dire che è un tutt'uno. Quindi ci mettessimo a fare questo tipo di statistica, credo che purtroppo dovremmo inaugurare più strutture educative sicuramente negli anni del governo di centrodestra rispetto a questi anni, ma forse anche addirittura in quelli che ovviamente io non rivendico di governi di altri governi. Quindi non lo so, voi dite che vi prendete tutto il tempo e siete soddisfatti, tra pochi mesi non giudicheranno i cittadini, però quando poi l'indirizzo posso dare forza a certe istanze, quasi sempre fate questi distinguo con un po' di presunzione che poteva essere non giustificata ma comprensibile all'inizio consigliatura, oggi proprio non lo è veramente più, non è nessun problema. Bocciate quasi sempre questi atti, giudicheranno i cittadini. Che... Grazie a lei, consigliere. È iscritta la consigliera Grancio per un richiamo? Sì, presidente, un attimo, che accendo il video. Se riesco, aspetti, no, già. Ok, e... Sì, presidente, non ho rinvenuto esattamente l'articolo del regolamento, però mi rifaccio un attimino all'articolo 77. Nella votazione, io chiedo un chiarimento, perché nella votazione della mozione sulla scuola, alla votazione Celli, si hanno avuti 15 voti favorevoli, 9 contrari, 10 astenuti. Ora, se l'esito è negativo, significa che si dà ai voti di astensione un voto contrario, perché riprendendo l'articolo 77 si potrebbe dire che la pallina resa equivale nella sostanza ad un voto di astensione, e quindi l'esito di 15 votazioni favorevoli e 9 contrari, che l'esito è approvato. Io vorrei capire come vengono contati questi voti di astensione, perché sono rimasta alquanto stupita di vedere che una mozione con 15 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astenuti abbia ottenuto esito negativo, perché a mio avviso altrimenti che l'astensione perde di significato in questo modo. Consigliera, pur comprendendo la sua rimostranza, le comunico che nell'Assemblea Capitolina l'astensione è sempre stata considerata in questo modo. Qualche seduta fa è stata respinta una proposta di iniziativa popolare con 20 voti favorevoli e 20 astensioni, neppure un voto contrario. Sì, ma voglio dire, però in questo modo non si ha la possibilità di dare l'effettivo valore all'astensione. Posso capire che non c'è, non c'è stato nella delibera popolare un no, però, e quindi non si è voluto, non si è raggiunto il 24, la maggioranza dei presenti, ma qui la maggioranza dei presenti c'è.
Là c'era la maggioranza, 40 consiglieri hanno votato, 20 sì, sì e 20 no, sì. Voglio dire, mi perdoni, cioè nel senso che non essendoci stato un voto negativo, la maggioranza si è astenuta, quindi non ha voluto prendere posizione, ma qui la maggioranza ha preso posizione, cioè come dire, la posizione predominante è il sì ed è 15. Posso capire che su, mi sono spiegata male, che su una posizione in cui la somma c'è dei voti contrari e dei voti di astensione è che è superiore a qui, sì, sebbene sì, ma così, così nella, allora, cioè, così si dà il peso, come dire, allora perché non dare l'astensione al peso maggiore? Questo è sempre stato il peso che l'astensione ha avuto nella votazione in aula, Giulio Cesare. Però, no, perché per quale motivo, cioè io questa cosa la voglio capire, perché allora non si dà all'astensione il valore del peso più grande, il valore del peso, diciamo in questo caso del sì, perché si deve dare, si deve appoggiare il voto del no che ha un peso minore con 9 voti rispetto a quello del sì? Ecco, questo io non mi è chiaro, perché se si appoggia, no, a quello che ha più voti, cioè se si aggrega a quello che ha più voti, allora ha un valore che si aggreghi al sì in questo caso e non al no. Consigliere. In effetti una riflessione andrebbe fatta, non a tutti i tocchi. Per intervenire, perché determina sempre la tendenza a fare un dibattito libero in quest'aula e non è così. Quindi lei ma consigliera Montella, su. Comunque, ora le diamo anche i riferimenti, così. No, ma te lo metto fila. Io questo chiedo. Un chiarimento, insomma. Ora anche perché se non ci stessero gli astenuti sarebbero favorevoli. Consigliera Montella, la richiamo allora. Consigliera Montella, la richiamo. Non si può parlare? No. Quando è correttamente prenotato? Bene, consigliera, la motivazione è nell'articolo 79,1, che prevede che le deliberazioni, comunque le votazioni, sono adottate con la maggioranza dei presenti. Quindi, appunto, che vuol dire questo? Quindi, allora, con la maggioranza dei presenti, dopodiché il sì e il no, cioè questo non mi chiarisce nulla. Non chiarisce nulla, quindi se ci sono 15 voti favorevoli, 9 contrari e 9 astenuti, e quindi i voti favorevoli sono 15 su 33, secondo lei è la maggioranza dei presenti quella? Ma che c'entra? La maggioranza dei presenti è la somma di tutti quanti i presenti? No, no, la norma prevede che le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti, quindi i sì devono essere la maggioranza dei presenti. Ora noi siamo al cospetto di una votazione in cui sì sono 15 su 33. I restanti 18 sono no e astensioni. Secondo lei 15 sono la maggioranza dei presenti, come prescrive la norma di approvazione? Cioè, è approvata vuol dire approvata. Richiama il regolamento respinto, consigliere. Vabbè. Andiamo avanti. Consigliera Montella, richiama da allora. Allora, non ci sono altri? Sì, c'era una dichiarazione di voto velocissima, Presidente. Interventi, quindi in dichiarazione di voto, la consigliera Celli. Prego, per 3 minuti, ne ha facoltà. Allora, il fatto che la collega Agnello dica che non c'è nessun tempo, non c'è nessuna fretta, probabilmente il municipio un po' di fretta nel dare qualche risposta ce l'ha avuta, visto che, come diceva anche il collega De Priamo, hanno votato favorevolmente all'unanimità per riuscire in qualche modo a dare una risposta, ripeto, ma che non deve essere una risposta illusoria, deve essere un impegno di posizione, di lavoro rispetto a un servizio che è appunto quello della scuola e che sicuramente merita tutto l'impegno da parte di questa assemblea.
La mozione era una mozione costruttiva, purtroppo la vostra, e permettetemi di dirlo, la vostra arroganza ormai regna suprema e quindi non c'è neanche la considerazione di poter sentire un appello che arriva dalla città, che ripeto, anche da un municipio da voi governato, che ha votato favorevolmente, e un'istanza di cittadini che non hanno, più piccoli soprattutto, che non hanno la possibilità oggi di potersi, al di là dello spazio, di quello che si sta vivendo, quindi ovviamente di una pandemia, ma che comunque presto si supererà. Voi prendete altro tempo, probabilmente quando sarà finita la vostra amministrazione qualcun altro andrà, se è fattibile, a tagliare il nastro per questo servizio, ma sono convinta che chi verrà dopo chiamerà anche questa amministrazione, chi ha lavorato per questa amministrazione, perché io penso che bisogna unire le forze ed è finito il tempo di dire, metterci le spillette per dire chi prima, chi dopo. L'amministrazione dovrebbe andare tutta, soprattutto su questi temi, verso una unica direzione. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto. Pongo in votazione la mozione 339. Votazione è aperta. Verifichiamo se vi sono state difficoltà nel voto. Sono qui per lei, Presidente. Il mio voto favorevole. È scaduta la password, mi scusi. Grazie, consigliere Palumbo. Il suo voto favorevole. Pelunzi favorevole. Pelunzi è favorevole. De Priamo? De Priamo favorevole, grazie, Presidente. De Priamo è favorevole. Marchini è astenuto. Voto favorevole del consigliere Marchini. Non ci sono altre richieste di voto. Il voto è chiuso. Scusi consigliere Marchini, solo per un chiarimento, il suo voto era di astensione o... Era di astensione, Presidente. Astensione, perfetto, grazie. Grazie del chiarimento. Presidente, non è che nel frattempo posso intervenire in questa pausa? No, durante il voto non si può. Ok, la conclusione del voto, perfetto. L'ho vista comunque, l'ho letto. Presidente, non sono riuscito a votare, lo posso comunicare? Per il verbale. Il mio voto contrario, grazie. A lei. Questo è muto? Alloparlante, sì. Attenzione ai microfoni Allegretti.
l'esito della votazione. Votanti 29, favorevoli 9, contrari 18, astenuti 2, hanno partecipato al voto tutti i 29 consiglieri presenti, sono assenti sindaca e 19 consiglieri. L'assemblea non approva. Sentiamo il richiamo a regolamento della consigliera Celli, della consigliera Grancio. Lo so, il l'atto è sulla Celli, quindi doveva difenderlo lei, però al di là di questo, allora mi si è detto che diciamo, l'esito della votazione, diciamo, l'atto è approvato con 25 consiglieri presenti, però un conto è l'atto approvato e un conto è l'esito della votazione dell'atto, tanto che nel resoconto c'è scritto esito votazione atto approvato, quindi l'atto approvato è anche se ha votazione, anche se non è diciamo, se ha esito negativo, è sempre un atto approvato ma con esito negativo. Quindi questo io voglio chiarirmi, perché non sembra che le cose stiano esattamente in questo modo, perché altrimenti si sconvolge, appunto, ribadisco, il concetto di astensione. Cioè l'atto è approvato con 25 votanti e va bene, ci siamo. Dopodiché l'esito di quell'atto approvato, secondo me, non è interpretabile come viene interpretato. Qui lascio delle considerazioni, delle considerazioni, non è che sì. Per forza ora, ecco, però magari potremmo anche discuterne su questo. Nel verbale dovrebbe consigliera risultare Montello, di oggi. Aridaglia, guarda che vieni buttata fuori oggi. Lo stesso gruppo della consigliera Granci. Sì, magari lo lascio a verbale, se è possibile lasciare a verbale. La risposta richiama regolamento è già stata data. È già a verbale. Si basa su quell'articolo 79,1 ed è la prassi, peraltro non prassi, ma proprio applicazione del regolamento, è stato sempre interpretato così nelle votazioni di quest'Aula. Quindi non c'è motivo per discostarsi da questa precedente e costante interpretazione. Mozione 341, consigliera Celli, la quale interviene per illustrazione per 5 minuti in affacoltà. Sì, questo è l'ultimo atto presentato per questa seduta. E allora, su questo affrontiamo un argomento delicato perché va a toccare direttamente le fragilità della nostra cittadinanza, va a inserirsi in quel pezzo, diciamo, di società, in quella parte di società caratterizzata da una certa marginalità, e ovviamente che la pandemia, il Covid, ha colpito ancora di più. E guardate, non ha colpito ovviamente solo dal punto di vista sanitario, perché da quel punto, diciamo, il virus è proprio, come dice, colpisce tutti, ma soprattutto ha colpito dal punto di vista economico, sociale. Chi vive in condizioni di precariato, di marginalità sociali, economiche e abitative, ha sicuramente visto rapidamente il complicarsi della propria vita. Ci sono state manifestazioni di solidarietà, in cui, insomma, abbiamo assistito durante i primi mesi della chiusura totale, che credo, insomma, non debbano essere la regola, non devono sostituirsi sicuramente alle istituzioni, ma ben venga che ci siano state. Credo che ci sia bisogno, appunto, di interventi di sostegno importanti a reddito immediati e certi. Sono state studiate delle misure che dovevano essere erogate anche, appunto, per osteggiare l'immediatezza della crisi, e mentre per il buono spesa, con tutte le difficoltà, comunque ci sono stati ritardi, l'operazione comunque ha avuto il suo sviluppo e anche un suo riscontro, tra virgolette. Per il bonus affitto invece ci sono state, a mio avviso, molte difficoltà. Sono state presentate entro i termini previsti dall'avviso capitolino circa 49.000 domande, e all'11 ottobre, quindi a circa 6 mesi dalla crisi, erano stati erogati solo 4.500 contributi, ognuno circa di 245 euro. Però io, Presidente, non voglio entrare nel vortice dei numeri, neanche qui fare polemica sui ritardi e sulle modalità di erogazione, perché questo credo non sia il momento, ma bisogna assolutamente trovare tutte le formule e le soluzioni per aiutare
la nostra cittadinanza. Però volevo porre l'attenzione con questa mozione sull'informazione e su come i cittadini vengono informati nello stato, durante lo stato della propria istanza, delle proprie domande. Perché almeno a me, da quello che mi risulta, i cittadini che hanno richiesto il contributo all'affitto non hanno nessuna informazione circa lo stato della propria domanda. Sono molti infatti quelli che mi chiedono informazioni e che non hanno neanche la possibilità di un contatto telefonico, perché ovviamente in questo momento è anche difficile riuscire a raggiungere gli uffici, che sappiamo bene anche molti essere chiusi, o comunque sapere a che punto sia la loro pratica. E vede, per molti cittadini che vivono condizioni di disagio economico grande, sapere che sta arrivando magari un piccolo contributo e che magari appunto possa rappresentare sicuramente un sussidio importante è fondamentale. Questo io credo non sia stato considerato in sede di pianificazione alle procedure, quindi io esattamente chiedo, con questa mozione si impegna il sindaco e la giunta di intraprendere tutto quello che è possibile per consentire la pubblicazione sul portale di Roma Capitale dei dati relativi alle singole istruttorie, cioè permettendo così ai cittadini che sono interessati e che hanno inoltrato la propria domanda di poter monitorare lo stato dell'iter, ovviamente relativo alla propria istanza, perché qui non si parla di pubblicare ovviamente le graduatorie per ovvie ragioni di privacy, si parla di dotare invece ogni richiedente di un codice, di un modulo di accesso che gli possa consentire appunto di visionare lo stato della sua sola pratica e quindi non di altre. Ma io penso che sia un passaggio importante questo, perché ho tantissime richieste in merito. Grazie. Grazie a lei, consigliera Celli. È iscritto in dichiarazione di voto il consigliere Figliomeni. Sì, Presidente, grazie. Ringrazio la consigliera Celli che ha presentato questa mozione. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo presentato anche noi una serie di atti. Io l'ennesima interrogazione l'ho protocollata ieri, perché in effetti probabilmente solo ai consiglieri di maggioranza non arrivano queste richieste di informazioni, queste lamentele. A me arrivano, e anche ai colleghi del mio gruppo. Adesso ho ascoltato anche la consigliera Celi, e quindi questo problema penso che sia abbastanza diffuso, se non fosse altro anche per un articolo sulla Repubblica in cui venivano denunciati i ritardi nella erogazione di questo bonus affitto, quindi che a fronte di circa 50.000 domande un paio di settimane fa erano state evase soltanto circa il 10%, con l'erogazione di un contributo molto basso, di nemmeno 250 euro, per cui tutte le persone che in questi mesi, con il lockdown, l'emergenza sanitaria, hanno avuto dei problemi, effettivamente non sono stati aiutati da questa amministrazione. Se è vero che abbiamo oltre 40-45 mila domande ancora da esaminare o concludere l'iter, quindi c'è un problema di ritardi nell'esame delle domande, ma soprattutto, ed è l'oggetto principale della mozione, un problema di trasparenza. Io non faccio parte della Commissione Patrimonio, però abbiamo svolto una commissione trasparenza su questo specifico tema e purtroppo, nonostante la buona volontà degli uffici, si è notato che dal punto di vista dell'indirizzo politico da parte della Giunta non c'è un cambiamento adeguato all'emergenza in atto. Effettivamente noi sappiamo che in questi termini il rischio di andare incontro a sfratti che seppur sono bloccati, però la morosità è una morosità che poi diventa incolpevole e che naturalmente si assomma a tutte le altre questioni di fragilità, quindi
fragilità anche dal punto di vista lavorativo, per cui un po' di ossigeno, dal punto che possiamo così chiamarlo, il settore economico, e quindi il rimborso di somme o comunque l'aiuto di somme a favore di questi cittadini, che è quindi un sostegno al canone di locazione, sarebbe stato assolutamente urgente, da con priorità assoluta da parte dell'amministrazione capitolina. Quindi io capisco che tutto è difficile, però nella gestione della cosa pubblica ci sono delle priorità. Riteniamo che questa del bonus affitto sia una priorità assoluta, e la trasparenza delle informazioni, giustamente diceva la collega e sono d'accordo, magari dotando gli utenti, gli interessati di una password, di un codice identificativo per capire l'iter della propria domanda. Gli uffici spesso sono chiusi, non c'è a chi poter rispondere, a chi, diciamo, alle interrogazioni non si risponde nemmeno dei consiglieri, per cui non sappiamo come poter cercare di aiutare le persone che si trovano in situazioni di difficoltà estrema. Quindi voteremo a favore come Fratelli d'Italia di questa mozione, perché va nella direzione dei nostri atti presentati. Grazie. Presidente. Grazie a lei, consigliere. È iscritto in dichiarazione di voto il consigliere Ardu. Prego, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, non vedo la telecamera, quindi la chiudo anche, quindi mi scuserete se non c'è la mia immagine, anche per questione di segnale. Allora, intervengo brevemente per dire che gli interventi dei miei colleghi sono quelli da tanti mesi: ritardo. Perplessità e queste problematiche sono state sollevate sia in commissione patrimonio, sia in commissione trasparenza, ma anche, diciamo, ho partecipato anche a commissioni politiche sociali nei municipi, in cui si continua a dire che le domande istruite sono 4.900, ne sono state evase 4.500. Così non è, o meglio, è parzialmente vero, sono state pagate 4.500 domande, ma sono state istruite e valutate ad ottobre. Ne era con la sede, appunto, della commissione trasparenza, era emerso il dato di 15.000, mi pare intorno alle 15.000 domande istruite, quindi valutate, di cui molte, intorno alle 8.000, non erano state accolte, perché doppie, perché triple, perché quadruple. Quindi la celerità che viene richiesta, comprensibilmente, vi dicendo, è opportuno coordinarla anche con quella che è l'opportunità, appunto, che tutti abbiano il dovuto, così che chi ne ha veramente necessità non venga escluso da questo contributo, che ricordiamo essere limitato. Prima dell'integrazione della Regione Lazio e prima delle esclusioni si era calcolato che ogni singolo richiedente, prima delle esclusioni e prima che la Regione Lazio si rendesse conto dell'assoluta insufficienza del fondo, e quindi l'ha integrato con ulteriori risorse, e non sappiamo neanche se queste basteranno visto l'alto elevato numero di domande, era praticamente di 250 euro a famiglia, cosa che, insomma, come si può assolutamente intuire da soli, non è la panacea di tutti i problemi che poi sono sorti con il Covid, anzi era, diciamo, una misura assolutamente insufficiente. Per di più, questo a fine ottobre, insomma, verso l'ultima settimana di ottobre, eravamo arrivati praticamente a metà delle domande già istruite, di cui intorno ai 5.000 già pagate, e di cui intorno alle 10.000 escluse. Quindi diciamo che sono molte le domande che non hanno diritto di essere pagate. Alcune, e va sottolineato, alcune richiedono integrazioni, e l'ufficio, il Dipartimento Patrimonio sta già procedendo per richiedere quelle che sono le integrazioni possibili. Quindi quando c'è un errore meramente formale si cerca, insomma, di adoperarsi per ammettere il più possibile le domande, perché, insomma, anche noi siamo sensibili
soprattutto noi siamo sensibili, insomma, alla difficoltà del momento. Però ecco, questa è una domanda che io mi pongo e poi rispondo e spiego perché consegneremo il voto di astensione su questa domanda. Mi chiedo, si parla sempre di ritardo, però ben vedere siamo stati uno dei primi enti locali ad erogare questo bonus affitto, che e per di più mi chiedo, ritardo, ma rispetto a quale scadenza? Cioè, se io dico ci vediamo alle 11 e mi presento alle 11:30, allora sono in ritardo, ma se non c'è un termine esattamente, ritardo a che cosa? È ovvio il discorso che prima si fa meglio è, questo è ovvio, anzi se ci fosse una possibilità di erogare istantaneamente i contributi credo che si sarebbe percorsa, ma vista la mole di lavoro e soprattutto di un contributo che in condizioni di normalità, e questo mi preme altresì sottolineare, richiede un'istruttoria che dura un anno e noi stiamo giustamente e comprensibilmente facendolo in un tempo molto molto più compresso, mi chiedo qual è il termine. Io politicamente come termine mi sono dato, come ha sottolineato il collega Figliomeni, il 31 dicembre 2020, perché ad oggi è quello il termine per gli sfratti, quindi speriamo che entro il 31 dicembre vengano istruite e pagate tutte le domande. In tal caso, tutt'al più, mi posso sentire di parlare di ritardo. Ad oggi non mi sento di sentire di parlare di ritardo per il semplice fatto che noi gestiamo due terzi, noi come ente locale gestiamo due terzi dell'istruttoria regionale, quindi stiamo facendo due terzi del lavoro della regione con degli uffici di un ente locale e con i poteri di un ente locale. Noi consegneremo il voto di astensione a questa domanda perché già gli uffici sono solo per fare le istruttorie e i pagamenti, che sono quelle le reali necessità e quelle le reali cose poi importanti per i cittadini, è già stata istituita una task force, è già stata fatto tutto quanto quest'estate. Dare un ulteriore compito gravosissimo peraltro, quindi la pubblicazione di quelle ammesse, quelle non ammesse, le integrazioni, peraltro con un metodo come suggerivano dare un codice, quindi bisognerebbe rivoluzionare non solo i metodi di pagamento e gli istruttori che si stanno facendo adesso, ma bisognerebbe rivoluzionare addirittura tutta la piattaforma di Roma Capitale. Io credo che comporterebbe sicuramente maggiore trasparenza, e questo è ovvio, ma allora in tal caso si potrebbe parlare, sarebbe quasi acclarato poi il ritardo, perché queste attività poi comportano una grande spendita di tempo e di risorse umane che ad oggi sono insomma appena sufficienti per evadere le pratiche entro la data che ho detto prima. Sicuramente faremo una commissione di aggiornamento sul tema in commissione patrimonio, però ecco, consegniamo il voto di astensione perché ad oggi la priorità è istruire e pagare le domande. Grazie Presidente. Grazie consigliere. È iscritto il consigliere Fassina per 3 minuti. Grazie Presidente. Devo dire che non finirò di sorprendermi delle argomentazioni che vengono portate per giustificare posizioni legittime, che andrebbero affrontate per quello che sono. La mozione che è stata presentata, ringrazio la collega, intende affidare all'amministrazione la realizzazione di una soluzione, come dire, strutturale. Non è prevista da fare domani mattina né in alternativa al lavoro che fanno gli uffici su buono casa. È un utilissimo servizio per dare diciamo conoscibilità non solo al buon affitto, al buono casa, ma all'insieme delle prestazioni per le quali il cittadino fa istanza. Quindi andrebbe raccolta e ovviamente attuata nei tempi necessari. Raccolta perché appunto non vuole sottrarre preziose risorse
ai compiti che svolgono attualmente. E c'è un problema, come il presidente Ardu sa, c'è un problema molto serio di accesso alle informazioni, tant'è che il sottoscritto più volte ha dovuto fare accesso agli atti per ricevere informazioni che dovrebbero essere invece fornite in modo sistematico, ordinario dall'amministrazione e essere disponibili a tutti i cittadini, a quelli che ne fanno richiesta e non solo. Quindi davvero trovo sorprendente questa indisponibilità, perché ripeto, è una mozione che propone una soluzione che va attuata, che l'amministrazione poi attua nei tempi in cui è possibile realizzarlo. Quindi non andrebbe declinata rispetto al caso attuale, che ovviamente è un esempio di carenza di informazioni, di assenza di informazioni. Ora in questa sede non entro sui tempi, perché è evidente che c'è un problema, è evidente che su una priorità assoluta come quella del buono casa, per quanto assolutamente striminzito, non a colpa, non per colpa del comune, ma per scarse risorse messe innanzitutto nel bilancio dello Stato, i trasferimenti fatti dal bilancio dello Stato alle regioni, un punto sul quale cercheremo di intervenire anche con questa legge di bilancio, però è evidente che non è stata considerata una priorità assoluta, perché se fosse stata considerata tale si sarebbe dovuto concentrare su quelle domande le massime, diciamo, tutte le risorse umane disponibili, considerando anche che ci sono ambiti che in questo momento, a causa della pandemia, delle restrizioni e quant'altro, non hanno l'operatività piena. Ma ripeto, un conto sono le fattispecie congiunturali sulle quali ci misuriamo, un conto è una soluzione di carattere strutturale che andrebbe raccolta e andrebbe istruita ed attuata nei tempi necessari. Grazie. Grazie consigliere Fassina. È iscritto il consigliere Bugarini, prego, per 3 minuti, ne ha facoltà. Grazie presidente, questa è una questione annosa, siamo intervenuti tante volte e tante volte abbiamo fatto interrogazioni, mozioni. Partiamo dal dato: questo stanziamento è uno stanziamento emergenziale per la prima ondata Covid. Siamo arrivati alla seconda ondata e stiamo in una situazione in cui le erogazioni sono praticamente nulle o pressoché nulle. Sono stati e abbiamo proposto come opposizione in diversi momenti anche delle soluzioni che potessero in qualche modo migliorare il processo. L'errore dell'amministrazione, oltre a una serie di pasticci che sono stati ampiamente documentati nel corso del tempo e non da ultimi anche raccontati pubblicamente dall'ex direttore del Dipartimento Patrimonio, ma al di là dei pasticci c'è stata un'interpretazione di concepire questo intervento, che era appunto un intervento straordinario per emergenza Covid, come un intervento ordinario sul buono casa. Questo errore di impostazione ha portato come conseguenza il fatto che dopo molti mesi, perché stiamo parlando di fine maggio, dove, diciamo, il bando è scaduto a fine maggio, dopo molti mesi siamo ancora molto lontani da un obiettivo minimo raggiungibile. Lo stesso consigliere Aldo adesso ha detto a fine anno, ma è comunque, diciamo, si è mancato l'obiettivo. L'obiettivo era intervenire immediatamente in quel momento di fronte all'ondata, alla prima ondata Covid. È uno strumento fatto e pensato esattamente per questo. Quindi di fronte al fallimento di questa risposta sono state fatte una serie di proposte, da ultima questa della consigliera Celli, assolutamente ragionevole, che dovrebbero essere in qualche modo valutate e accolte, perché appunto quella procedura che è stata messa in campo, come è stata messa in campo, non ha funzionato. E quindi anche in virtù del fatto che la Regione ha stanziato ulteriori soldi, è necessario immediatamente correggere il sistema e fare in modo che ci sia più efficienza per raggiungere, diciamo, efficacemente l'obiettivo, e anche più trasparenza, perché oggi è del tutto evidente che c'è una quantità di esclusi di cui non si ha contezza, diciamo, effettiva delle motivazioni delle esclusioni, se sono
esclusioni formali, se sono esclusioni sostanziali, non c'è una rendicontazione pubblica di questo. I cittadini che hanno fatto domanda non hanno a questo punto nessuna contezza dello stato del procedimento che hanno avviato. Noi riteniamo che sia assolutamente impossibile che la maggioranza, che questa amministrazione non assuma delle azioni di correzione assolutamente doverose, che dovrebbero essere, come dire, un dovere prima della maggioranza che appunto governa, più che dell'opposizione, nel ribadirle ormai stancamente anche perenne volte, perché ormai siamo intervenuti tantissime volte su questa materia, ma è assolutamente necessario che ci sia una correzione rispetto al sistema e a come sta funzionando questo strumento, perché questo strumento fa acqua da tutte le parti. Voteremo ovviamente a favore della mozione della consigliera Celli, perché almeno, diciamo, propone un passo avanti che corrisponde all'esigenza di rendere almeno un po' più trasparente, per quanto comunque inefficiente, per quanto inefficace, ma almeno un po' più trasparente il procedimento. Grazie. Grazie consigliere Bugarini. Soltanto un istante, è iscritta in dichiarazione di voto la consigliera Celli. Prego, per 3 minuti ne ha facoltà. Sì, grazie. Allora, intanto il fatto che si dica non vorremmo appesantire ancora di più, insomma, io ricordo bene che abbiamo fatto anche approvare degli atti a bilancio per potenziare gli uffici, che comunque sono sicuramente in difficoltà. Ovviamente questa idea, questa proposta non è solamente quindi un indirizzo che non prevede solamente l'impegno del Dipartimento Patrimonio, perché sicuramente il problema, lei lo sa penso bene collega Ardu, questo problema dell'accessibilità è anche per quello che riguarda le graduatorie e quindi per l'accesso alle graduatorie, e quindi io credo che ci sia bisogno di rivedere, appunto, come diceva il collega Bugarini, un sistema con il dipartimento anche tecnologico, cioè si faccia qualcosa per quello che era, tra virgolette, anche per voi, io ricordo, un baluardo, cioè quello della trasparenza, quello della messa online, quello della digitalizzazione, quello della massima informazione dei cittadini, perché se io faccio una domanda, io vorrei sapere a che punto è quella mia domanda. Io mi rendo conto che questa situazione, ripeto, questa pandemia ha creato un momento di difficoltà e di eccesso di lavoro per alcune situazioni, soprattutto quando si parla appunto della pelle delle persone, della vita delle persone, ma ripeto che questo problema lo abbiamo anche per altre situazioni, come ad esempio appunto il discorso delle graduatorie. Quindi è un'idea per dire rivediamo appunto il sistema, soprattutto in virtù del fatto che cioè io vado sempre su quello che sento di richiesta ai cittadini, e se i cittadini sono vari che richiedono questa soluzione, probabilmente noi che siamo dalla parte di chi forse quelle soluzioni gliele può offrire, ci dovremmo mettere nella condizione, come dice la mozione, di studiare una nuova procedura per far sì che quelle soluzioni, poi quelle risposte arrivino. Poi faccio un'altra, e permettetemi, una piccola polemica sul fatto della insufficienza dei fondi regionali. Ma bene o male sono arrivati i fondi regionali, ma meno male che siamo riusciti in qualche modo a coprire quello che appunto non è la quotidianità del buono casa, ma con una cosa straordinaria da parte della regione in più, che ben venga e che bisogna utilizzare, e anche un aumento che c'è stato. Mi piacerebbe sapere se con qualche variazione a bilancio futura riusciamo in qualche modo a sopperire anche noi come amministrazione comunale a queste necessità, perché badate bene, qui si parla di cittadini romani, oltre che la Regione Lazio ha fatto il suo, qui si parla che in una situazione, io dico eccezionale, lo dico sempre questa parola, bisogna trovare soluzioni eccezionali, e se c'è bisogno di fare delle variazioni, visto che ne abbiamo fatte 70.000 su una cosa del genere, le si facciano, perché servono fondi, perché oggi devono andare a ripotenziare, a rimpolpare quello che serve realmente per dare un sussidio a persone che oggi, se riescono a sopravvivere, io dico che sarà una grande fortuna. Grazie.
grazie a lei, consigliera. E vedo che ha richiesto di intervenire la consigliera Montella per un richiamo al regolamento. Prego, consigliera. Allora, no, il richiamo al regolamento lo faccio dopo, se volevo intervenire sulla mozione, presidente. Prego. Dichiarazione di voto. Non mi pare che la consigliera Grancio sia intervenuta. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie, presidente. Io volevo mettere in evidenza un aspetto importante di questa mozione di cui si sta discutendo. Tra l'altro, la trasparenza, sappiamo bene quanto è un tema fondamentale che insomma, cioè, è sempre stato a cuore, insomma, nella nostra politica. E allora volevo mettere in evidenza un aspetto. Perché io ricordo bene che abbiamo fatto almeno o due o tre commissioni di trasparenza sul tema dei contributi diciamo, il contributo all'affitto e i bonus all'affitto e i contributi alimentari. Ora, in quell'occasione l'assessora Vivarelli aveva dichiarato appunto che c'era stata tutta una procedura, diciamo, informatizzata per la richiesta del bonus e quindi le domande erano pervenute in maniera telematica e quindi insomma il processo era stato più veloce, almeno questo era stato detto in commissione. E infatti ho apprezzato molto questo passaggio dal cartaceo al telematico, perché appunto è quello su cui noi dobbiamo assolutamente convergere. Ora, più che la consigliera Celli chiede di consentire la pubblicazione sul portale di Roma Capitale dei dati, io invece avrei, infatti per questo io non partecipo al voto, perché avrei invece fatto un discorso diverso, essendo che questo appunto è un contributo, cioè è un qualcosa che è relativo al cittadino che ha fatto richiesta, invece avrei permesso a una specie di cassetto telematico in cui la procedura, nel momento in cui ci si accede con SPID, la procedura mi dice a che punto sta la mia pratica, quindi io ho fatto domanda e così via. Questo potrebbe essere, perché stiamo parlando anche di temi sensibili, magari la privacy, non si possono mettere i nomi online e così via, quindi io penso che potrebbe essere importante invece fare un altro tipo di ragionamento, quindi rendere contezza appunto al cittadino della procedura, perché così nel momento in cui deve poter insomma avere un feedback dall'amministrazione, c'ha il suo cassetto telematico dove andare a verificare la sua situazione. Quindi io la vedrei più in questo senso, piuttosto che pubblicare dei dati, anche perché poi i dati dovrebbero essere diciamo codificati, perché non possono essere messi magari online e così via, quindi si creano delle procedure un po' complesse, mentre invece avere a disposizione, anche perché ciascun cittadino ha l'interesse di sapere la propria pratica a che punto sta, non quella degli altri, quindi a me interessa che la mia domanda a che punto sta, quindi io farei più un lavoro del genere, presidente. Grazie. Guarda che era quello che avevo richiesto nella mozione, Monica. Rileggi la mozione, non parlavo assolutamente. No, la mozione dice che per consentire la pubblicazione sul portale dei dati relativi alle singole istruttorie, permettendo ai cittadini, però non è la stessa cosa di accedere al proprio cassetto. Vabbè, comunque è un modo diverso di dire. Va bene, non ci sono altri interventi prego, non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto, pongo in votazione la mozione. La votazione aperta. Presidente? Sì, consigliere Pelonzi. Ecco, vuole rilasciare il suo voto? Sì, favorevole, grazie. Il suo voto favorevole. Anche io, presidente. Consigliere Fassina? Favorevole. Consigliere Fassina è favorevole. Toni, favorevole. Consigliere Primo, favorevole.
De Priamo è favorevole, Bordoni? Sì, grazie. Favorevole. Quindi Bordoni, De Priamo, Fassina, Pelonzi, favorevole. Grazie. Anche Grancio, presidente, favorevole. Anche la Grancio. Mennoni è favorevole. E Mennoni è favorevole. Grazie. De Priamo, Pelonzi, Bordoni, Fassina, Grancio e Mennoni, tutti favorevoli. Non ci sono altre richieste. Il voto è chiuso. Votanti 36, favorevoli 13, contrari 1, astenuti 22, non ha partecipato al voto un consigliere, sul totale dei 37 presenti, sono assenti sindaca e 11 consiglieri, l'assemblea non approva. E, prima di passare alle delibere, comunque sono state presentate 4 mozioni ex articolo 58, non mi pare che al momento reghino le firme di tutti i capigruppo, comunque prima dell'ultima mezz'ora faremo il passaggio su ammissibilità e sussistenza di tutti i requisiti necessari per poterli votare. A questo punto possiamo passare per il richiamo al presidente, per il richiamo al regolamento articolo 77, posso? Prego, perché non volevo disturbare prima durante la mozione.
Allora, Presidente, no, volevo porre all'attenzione dell'Aula l'articolo 37, in particolare il comma 2, sempre riguardo al discorso di come viene trattato il voto di astensione, o diciamo, quindi come dovrebbe essere, insomma, in un certo senso normato. Nel caso di votazione a mezzo di palline bianche e nere, il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina la chiama. Il segretario e i segretari prendono nota e ogni consigliere consegna due palline, una bianca e una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna la pallina bianca e il voto contrario si esprime deponendo, vabbè, nell'urna la pallina nera. La pallina non utilizzata per la votazione viene depositata in un apposito contenitore contrassegnato, vabbè, resti. Dichiarata chiusa la votazione, il segretario e i segretari del Consiglio contano le palline bianche e quelle nere rinvenute nell'urna e comunicano ai presidenti l'esito della votazione. Ma perché nell'articolo 77,2 praticamente il voto, i resti non sono considerati e quindi si guarda solo voto pallina bianca, pallina nera, mentre invece in altri articoli, in questo caso, come diceva la consigliera Grancio prima, l'articolo 79, diamo un senso al voto di astensione. Era solo questo per capire, diciamo, allora, secondo me può esserci, anche perché non viene regolato il voto d'astensione nell'articolo 79. Allora, consigliera, dopo, sì, le rispondo, l'ho compreso. Poi, no, no, ma giusto per essere precisi di come viene gestito il voto. Per tutta questa cosa, là, innanzitutto la norma a cui lei fa riferimento alla procedura di voto segreto. Sì, sì, però, che era solo come viene trattato il voto, a prescindere di dire, consigliere, segreto. Scusate, siamo al 6 novembre 2020, la consigliatura è iniziata a luglio del 2016, sono 4 anni e mezzo che stiamo votando in questa maniera, qualche seduta fa. Questa cosa io non ricordo sia mai successa, però, Presidente. Questa cosa non ricordo che è mai successa. Qualche seduta fa è stata bocciata una delibera con 20 voti favorevoli e 20 astensioni. Sì, cioè, ma non c'era il voto negativo, la presenza del voto negativo non c'era, dei due voti non c'erano. Quindi, no, non è la stessa cosa, Presidente. Non è la stessa cosa. È ancora peggio, consigliera, in un certo senso, ancora di più, ancora più. Pone in rilievo il fatto che serva la maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai presenti. No, perché quindi quando è anche interrompa, consigliera. Quindi quando anche ci siano solo voti di astensione a contrapporsi ai voti favorevoli, quando sono addirittura in egual misura 20 sì, 20 astensioni, la delibera non passa, a mente dell'articolo 79, comma. Così come accade quando anziché esserci voti di astensione ci sono voti contrari, se la somma di questi ultimi è superiore ai voti favorevoli, ossia in altri termini, se i voti favorevoli, come previsto dall'articolo 79,1, non sono la maggioranza rispetto ai votanti in aula. Così si dà solo però un valore contrario al voto di astensione. È la modalità con cui si è sempre votato in quest'aula, ivi incluso anni di consigliatura, in cui molti provvedimenti, se vuole poi ora faremo cercare dal segretariato proprio per... Sì, come no. Come si dice, per massimo scrupolo, per puziorismo, anche dei precedenti, ce ne sono innumerevoli, in cui delle delibere o delle mozioni sono state bocciate con dei voti di astensione. Comunque, quando la somma dei voti di astensione e dei voti contrari era superiore ai voti favorevoli. Detto ciò, spero di aver definitivamente chiarito la cosa. Sì, solo e proseguiamo con la trattazione, consigliera Montella, ho risposto al regolamento. Al regolamento ho risposto tutte le volte. Adesso basta. Passiamo alla trattazione dell'approvazione e alla trattazione della proposta 105-2020 che verte sull'approvazione del piano sociale cittadino 2019-2021 di Roma Capitale. Verifichiamo se è presente in aula l'assessore Mammì. Salve Presidente, buongiorno, sono presente. Assessore, ben trovata. Grazie. Interviene per l'illustrazione per 15 minuti, ne ha facoltà. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti, sia ai consiglieri che a chi ci ascolta.
Oggi è una giornata importante per Roma Capitale, perché sono quasi 20 anni che, dopo quasi 20 anni, abbiamo la possibilità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina il piano sociale cittadino. Per la prima volta vengono definiti contenuti e qualità dei servizi. Abbiamo definito una modalità di approccio ai servizi sociali che rivoluziona l'ottica di categorie di utenti e parte dall'attenzione alla persona nella sua totalità e nella sua complessità. Vogliamo che i cittadini romani abbiano dei servizi che non siano spot e che non siano settoriali, ma che diventino diritti acquisiti nel rispetto dei bisogni. Il piano sociale di Roma Capitale pone al centro quindi i diritti e i bisogni delle persone per costruire sicurezza sociale e per promuovere il benessere della persona nel suo complesso. L'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di costruire gradualmente e con un'opportuna programmazione finanziaria delle prestazioni certe, costruendo e definendo un primo blocco di livelli essenziali delle prestazioni dei servizi in ambito sociale, quindi i LEPS. Non è possibile infatti realizzare un sistema di protezione di diritti esigibili senza la definizione dei livelli essenziali. La Regione Lazio nel 2016, riprendendo quelle che erano le indicazioni dei LEPS contenute nella legge 328, ha provato a declinarli ulteriormente e a definirli, ma naturalmente definirli a livello comunale ha una valenza che è sostanzialmente più forte e più incisiva, perché poi è il nostro il livello di reale fornitura dei servizi e dell'effettiva presa in carico. È a noi infatti che i cittadini si rivolgono per soddisfare i propri bisogni, e bisogni che appunto noi vogliamo abbiano risposta in servizi concreti ed esigibili per tutti i cittadini. Siamo consapevoli che naturalmente non tutto è prefigurabile come LEPS, non subito almeno, e per questo il piano sociale individua subito alcuni LEPS, mentre per altri propone un'azione mirata a renderli tali. Superando l'ottica categoriale, quindi il piano sociale è diviso in 5 aree che naturalmente nel corso del tempo avrete potuto esaminare il piano sociale. 5 aree cui ricondurre appunto la trattazione dei bisogni e dei servizi sociali. Le azioni di sistema, la povertà economica, i rischi di esclusione sociale, il benessere e la salute e infine l'area dei servizi per le persone di minore età e le famiglie. Nel capitolo 2 abbiamo indicato gli aspetti di sistema, quindi le azioni importanti, le modalità di formazione dei LEPS, il personale necessario, la formazione, mentre nel capitolo 7 sono stati tracciati gli elementi essenziali alla pianificazione finanziaria per il triennio di riferimento, quindi un piano finanziabile. Questo piano, in pieno accordo con le ASL, ha inteso coniugare quindi i LEPS con i LEA sanitari. Sono stati fatti naturalmente nella costruzione del piano tantissimi incontri con le tre ASL di Roma e quindi con i vari distretti sociosanitari, per dare appunto una compiuta attuazione all'integrazione sociosanitaria nei servizi sulla base di quanto appunto è stato disposto dalle modifiche dei LEA sanitari che sono state introdotte nel DPCM del 2017. L'atto di coraggio, ma necessario, di questa amministrazione è stato quello nell'individuare un primo blocco di LEPS. E quindi altresì, naturalmente, questo è stato diciamo anche confortato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nell'intento di ridefinire il prossimo piano sociale nazionale e piano per la lotta alla povertà ha espressamente richiesto di individuare un primo blocco di LEPS da cui dar seguito con delle risorse certe, superando quella che è l'ottica categoriale di composizione dei piani. Quindi stiamo nella strada giusta. Anche il Ministero ha comunque intrapreso questa strada. Siamo consapevoli che il piano debba essere aggiornato ed integrato anche alla luce dell'emergenza sanitaria che purtroppo stiamo ancora vivendo e che è in atto, e della conseguente soprattutto emersione delle nuove povertà, perché questa pandemia ha purtroppo evidenziato tutta una serie di criticità anche rispetto alle nuove povertà. Stiamo già lavorando quindi alla stesura di un nuovo documento integrativo che recepisca l'adeguamento della normativa intanto richiamata, nonché delle misure adottate e da adottare
per intercettare i nuovi bisogni sociali. Quindi stiamo lavorando già ad un documento integrativo che naturalmente verrà presentato entro la fine dell'anno, dove verrà tenuto conto di tutto quello che c'è stato e che è in atto e che dovrà essere programmato a seguito dell'emergenza. Quindi vogliamo con questo piano con forza restituire ai cittadini la certezza di una rete di protezione sociale capace di sostenerli e affiancarli nei loro percorsi di vita. Questo piano è importante, segna veramente un passaggio in un'epoca, quindi è importante insomma che se ne discuta e che venga, insomma, speriamo approvato. Io ho concluso la mia introduzione. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri. Perfetto, per avermi ascoltato. Grazie per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Non ci sono interventi? Interviene invece il consigliere Figliomeni in discussione generale per il gruppo di Fratelli d'Italia. Prego consigliere, per 10 minuti, ne ha facoltà. Sì, Presidente, se mi consente toglierei la videocamera perché ho notato che infatti avevo scritto prima, ma prego, certo, adesso è partito il messaggio, quindi sono problemi un po' di connessione. Ma io rimango un pochino meravigliato perché un piano sociale cittadino complesso, in cui ci sono state tante sedute di commissione, però ovviamente partecipano soltanto i commissari della commissione politiche e sociali, viene così liquidato con poche battute, tra l'altro esordendo che circa 20, ha una sua, diciamo, importanza che viene da 20 anni, quindi mi sarei aspettato onestamente una illustrazione un pochino più dettagliata di questo aspetto. E infatti io ho visto pure, noi abbiamo presentato un po' di emendamenti, un po' di ordini del giorno anche sulla scorta di quelle che sono state le interlocuzioni con le rappresentanze dei cittadini, le rappresentanze dei lavoratori che di fatto in questi mesi hanno cercato di portare anche il loro contributo con difficoltà nella prima fase, tant'è vero che hanno chiesto l'aiuto alle forze politiche facendo anche degli incontri con i vari gruppi consiliari. Ecco, noi riteniamo che una situazione del genere merita la massima attenzione perché il primo piano è del 2004, poi nel 2010 c'è stata una delibera che riguardava gli indirizzi per la predisposizione di un nuovo piano regolatore sociale che non è stato poi adottato e quindi si è applicata la normativa regionale. Abbiamo la legge delega 33 del 2017 che reca delle norme relative al contrasto della povertà e al riordino del sistema dei servizi sociali, povertà che purtroppo in questi anni è andata sempre di più, purtroppo aggravandosi, quindi noi di questo io penso che dobbiamo tenerne conto, ma negli ultimi mesi addirittura molto di più, anche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, però il problema principale è che già negli anni precedenti c'erano dei bisogni che non sono stati soddisfatti dalle istituzioni ai vari livelli, ma in particolare dall'amministrazione capitolina, tant'è vero che siamo intervenuti ripetutamente anche con delle interrogazioni. Poco fa abbiamo votato, voi l'avete bocciata, ma abbiamo votato una mozione per quanto riguarda il bonus affitto, quindi ci sono delle situazioni di fragilità molto molto delicate che non sono state assolutamente affrontate nella giusta misura. Ma quello che purtroppo balza subito agli occhi e che abbiamo denunciato ripetutamente anche nella commissione, che queste
diciamo, domande, queste interlocuzioni nei municipi si sono svolte più di 3 anni fa, perché nei primi mesi del 2017. Quindi da 3 anni a questa parte è cambiato il mondo. Noi siamo nel pieno, è come se fosse una, chiamiamola, una guerra mondiale questo. Quello che sta accadendo in questi mesi è veramente drammaticamente straordinario, però le risposte che vengono date non sono adeguate. Se è vero che ci sono dei ritardi e della la mancanza di adeguati progetti anche personalizzati per le persone con disabilità, per gli anziani. Quindi noi abbiamo avuto modo di rappresentare queste problematiche per quanto per esempio riguarda i SASAT, l'assistenza socio-alloggiativa temporanea, il SAISA, cioè il servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale, il servizio HCP che è finanziato dall'INPS pure, oppure il tema della didattica a distanza che ha riguardato purtroppo con effetti drammatici le persone con disabilità e i propri familiari che sono stati letteralmente abbandonati con dei cambi di opinione da parte di esponenti della giunta senza dare una minima risposta ai genitori o ai familiari delle persone con disabilità gravi e gravissime. Quindi da questo punto di vista noi come Fratelli d'Italia abbiamo cercato di presentare delle proposte che cercassero pure di migliorare questo piano. Ho visto che ci sono anche degli emendamenti, io non so se sono emendamenti di maggioranza perché ho visto che sono a firma della Presidente Catini, però ho visto che sono anche cofirmati dal collega Fassino. Ci sono altri emendamenti del Partito Democratico, ne abbiamo presentati altri noi, mi aspetto che possano essere valutati adeguatamente, perché il nostro giudizio su questo piano sociale cittadino, su come è stato così presentato ed illustrato e che ribadisco si riferisce ad oltre 3 anni fa, in cui in questi mesi in modo particolare, ma anche in questi anni, è cambiato il mondo. E quindi io onestamente rimango un pochino basito quando in 3 anni e mezzo non si è fatto nulla e adesso si vorrebbe fare tutto un aggiornamento in un mese. Consentitemi di avere dei dubbi su questo. Quindi il nostro giudizio attualmente è negativo. Aspettiamo ovviamente di valutare gli ordini del giorno e gli emendamenti su come saranno votati, però certamente abbiamo tante difficoltà che non sono state assolutamente rappresentate. C'era la delibera sugli OEPA, delibera di iniziativa popolare, che è stata respinta. Non si è voluto in questi ultimi anni magari affrontare il problema in maniera abbastanza organica, perché è ovvio che le problematiche ci sono ed è difficile amministrare, però se non ci sono i contenuti, non si approcciano i problemi nella giusta misura, io ritengo che il problema si aggrava. Anche per quanto riguarda l'Agenzia Capitolina per le tossicodipendenze, sappiamo come è stata affrontata da questa giunta e da questa maggioranza questa tematica, in cui c'è un aumento vertiginoso delle criticità per quanto riguarda la tossicodipendenza, e su questo tutti i dati, come abbiamo avuto modo di rappresentare anche in commissione e anche recentemente in consiglio, sono tutti nella direzione di un incremento considerevole dell'uso di sostanze stupefacenti, e non ci sono risposte adeguate anche sui servizi sociali, anche per fare in modo di evitare queste ricadute. Dei caregiver abbiamo detto che il problema praticamente viene continuamente attenzionato, anche le varie consulte sulla disabilità, sia la consulta cittadina, anche le consulte municipali, sappiamo quali problemi stanno patendo anche le persone con disabilità per quanto riguarda il trasporto. Ecco, io penso
che oltre alla teoria poi c'è bisogno della pratica, e la pratica ci dice che ci sono tantissime criticità che non vengono affrontate. Per adesso non cito, l'assessore lo sa, anche perché sto valutando delle azioni importanti, perché le prese in giro non le accettiamo per quanto riguarda la cardioprotezione, quindi su quel settore pure sappiamo che cosa non è stato fatto, sono stati persi i soldi, e non solo, ci è stato risposto che erano stati impegnati, erano soldi della Regione Lazio per quanto riguarda i centri anziani, sulla cardioprotezione mi sto riferendo, sono stati dati dei defibrillatori senza finanziare la formazione, buttati in qualche angoletto, ma di quella delibera di cui si parlava specificatamente di punti specifici, quindi dove dovevano essere posizionati, non se n'è proprio accennato, e qui stiamo parlando anche di sociale, perché ci sono persone che muoiono. Fortunatamente ieri, l'altro ieri abbiamo avuto la notizia di una persona che è stata salvata grazie all'uso dei defibrillatori, quindi il piano purtroppo vediamo che oltre che datato e quindi nasce vecchio, non affronta in misura particolare sia il contrasto vero alla povertà economica, sia per quanto riguarda il benessere. Sappiamo il tema delle persone anziane come non è stato assolutamente affrontato nella giusta misura, e continuiamo ad avere persone che purtroppo non soltanto disgraziatamente muoiono per il Covid, ma anche per le altre patologie. Ecco, un vero piano doveva affrontare il servizio dal punto di vista dell'integrazione socio-sanitaria, interloquire con le aziende sanitarie locali, perché noi sappiamo benissimo, per quanto riguarda la sanità e la salute se ne occupa principalmente la regione, è una competenza regionale, ma noi sappiamo bene anche che ci sono dei punti di integrazione socio-sanitaria, i vecchi PUA, cioè i punti unici di accesso, in cui c'era la possibilità di avere delle risposte adeguate. Purtroppo in questi anni questo non lo vediamo, c'è stato un peggioramento. Presidente, vedo che giustamente forse ho finito il tempo, però ripeto, noi questo è un settore che a noi ci sta molto a cuore, come anche i servizi per i senza fissa dimora, per i minori non accompagnati, per le famiglie. Ecco, le risorse purtroppo è vero che sono sempre di meno, però ci sono, soltanto bisogna adeguatamente spenderle. Vediamo che sono state utilizzate molte risorse per quanto riguarda gli SPRAR, sia di risorse provenienti dal governo, dalle altre istituzioni, però riteniamo che ciò non può andare a discapito degli altri servizi da offrire alle persone, e soprattutto alle persone fragili. Quindi mi riservo poi di intervenire negli ordini, con diciamo la discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, cercando se possibile di migliorare questo piano, perché a noi sta molto a cuore. Grazie. Grazie consigliere Figliomeni. È iscritto in discussione il consigliere Zannola per il gruppo del Partito Democratico, a seguire il consigliere Fassina. Prego, ne ha facoltà, consigliere Zannola. Sì, grazie presidente, attivo il tempo così cerco di rimanere nei tempi previsti. Sono un po' basito. Devo dire che presentare un piano in 7 minuti scarsi, presentandolo come fosse la grande innovazione del sistema dei servizi sociali della città di Roma, per la prima volta mi stupisce, perché rende un po' l'idea, no, dell'importanza reale, della percezione che si ha
di questo strumento che io ritengo fondamentale. Faccio un paragone, uno sbalzo nel tempo, e perdonatemi perché è una suggestione. Ascoltando l'assessora, pensavo a circa 20 anni fa, guardate, erano esattamente questi i giorni in cui si discuteva alla Camera, al Senato, la legge 328, che è del 2000, che è entrata in vigore l'8 novembre. Probabilmente approveremo il piano, se lo approveremo, in questo giorno qui. E quella è stata una legge straordinaria, con un percorso parlamentare complesso, le associazioni di categoria, le famiglie, gli utenti, l'entusiasmo di normare finalmente dopo tanto tempo dei diritti che erano diritti innegabili. Eppure così non era organizzato un sistema integrato dei servizi. Allora, pensare che il piano sociale cittadino, che è la struttura, il piano regolatore della nostra città, quello vero, perché la città si sviluppa in alto con i mattoni, ma dopo aver ideato la città che si prende cura di chi la abita, le esigenze, i bisogni, la città accessibile. Il piano sociale cittadino è l'anima di Roma, è quello che noi pensiamo debba essere Roma per chi la abita, soprattutto per chi è solo, per chi ha un diritto non ancora acquisito, per chi ha bisogno di sostegno, per chi deve essere promosso, per chi questa città la vive ancora con difficoltà. E noi che cosa facciamo? Presentiamo una proposta di delibera fondamentale, che è vero che manca dal 2004, è vero che manca dal 2004. L'amministrazione di centrodestra ha fatto una delibera, la citava il collega Figliomeni. La scorsa amministrazione Marino aveva intavolato una discussione che poi non è riuscita a portare a termine perché ha avuto meno tempo di questa amministrazione. Meno tempo, sono passati 4 anni e mezzo e noi stiamo discutendo del piano sociale cittadino a novembre del 2020. Con i dati. Consigliere Zannola, se per lei non è un problema, dovremmo sospendere la seduta per richiesta della regia per 2 minuti e poi dopo riprendiamo, lei riprenderà il suo intervento. Servono giusto 2 minuti. Va bene. Grazie, mi scusi. Niente. Allora, la seduta è sospesa, riprendiamo tra 2 minuti.